Prego, Carlo. Buonasera, siamo alla settima tappa che ho intitolato I sei luoghi finali. Vi ricordo le tappe che abbiamo attraversato sin qui, perché in questi sei luoghi finali si ricapitola in un certo senso tutto il percorso, che io lo citerò anche qua e là, ma si tratterebbe di riprenderlo analiticamente, cosa naturalmente ora è impossibile. Noi siamo partiti dai sei luoghi di Platone, come ricorderete. Il titolo generale era Il corpo insegnante all'interno della ricerca generale di Mecri di quest'anno, che è Politiche del sapere. Quindi siamo partiti con i sei luoghi di Platone, seguito poi questa tappa da stratificazioni, gli abiti, dalla sostanza etica alla funzione burocratica e poi i sei luoghi di Dewey, i sei luoghi di Gramsci e adesso i sei luoghi finali. Questa è una serata molto complessa, molto complessa. Io andrò con calma, ma devo chiedere una grande attenzione e una grande pazienza. Quello che sto pensando è, per esempio, nelle considerazioni che farò dopo, nei prossimi giorni, fare qualcosa di più di quello che faccio di solito, cioè tradurre quello che oggi dico in un testo, in modo che per voi sia possibile sia ascoltare, sia guardare naturalmente la sintesi grafica che è data dai cartigli, ma poi proprio disporre anche di un testo da leggere con calma, con attenzione, eccetera. Qui noi giochiamo tutto, questo è chiaro. Questa sera noi ci giochiamo tutto e poi lo metteremo in discussione. L'ultimo incontro che faremo a tre voci, naturalmente, organizzeremo a tre voci nel luogo eccezionale del Teatro Punto Zero. Allora, i sei luoghi finali, ma cosa significa finale? Questo è il primo punto. Mi richiamo ad una osservazione molto importante di Martin Heidegger, che dice così: l'antico significato della parola fine, ende in tedesco, è lo stesso di quello della parola luogo, ort, cioè luogo e fine vanno assimilati nella interpretazione che reciprocamente li fonda, e questo lo dice Heidegger in un saggio del 66, un saggio estremamente importante, che ha un titolo significativo, La fine della filosofia e il compito del pensiero. La fine della filosofia, in che senso la filosofia viene a fine, a finire? E quale compito resta aperto al pensiero dopo la fine della filosofia? Sono temi che noi abbiamo incontrato in vario modo, e nella fattispecie il compito del pensiero sarà quella arte del pensiero alla quale mi appellerò alla fine di questa giornata, se riusciamo a tenere i tempi. Ma che cosa vuole dire Heidegger quando identifica fine e luogo? Dice così: la fine della filosofia è quel luogo in cui la totalità della sua storia si raccoglie nella sua estrema possibilità. E quindi la fine va pensata come follendum, come compimento. E allora i sei luoghi finali sono il compimento del nostro cammino. Se mi riesce, naturalmente, se il gioco funziona, diciamo così. Siamo nel luogo dove si raccoglie tutto il senso del cammino fatto sin qui, alla luce del primo luogo di questi sei. Ognuno di per sé è un riassunto, evidentemente, è un sunto, è una ripresa, è un compimento. Il primo luogo l'ho intitolato così, appunto, compimento e ricordo. Compimento e ricordo. Ogni luogo quindi è una figura del compimento e ogni luogo una figura del ricordo. In che senso? La verità è che Heidegger qui probabilmente non se ne rende conto o non se ne ricorda, appunto, ma sta ripetendo a modo suo, nella sua terminologia, esattamente la fine della fenomenologia dello spirito di Hegel. Sta dicendo quello che Hegel nomina come sapere assoluto, das absolute Wissen. Ma cosa vuol dire sapere assoluto? Contro le letture molto ingenue che pensano che sia un sapere importante, non lo so come dire,
predominante, assoluto, nel senso di grandioso, niente di questo genere. Das absolute Wissen vuol dire semplicemente che è un sapere sciolto, che è il sapere in quanto assoluto, sciolto da che? Dalla vita. È il sapere come ricordo della vita, sciolto dalla vita. La sua ultima figura, Letz Gestalt, non può essere, dice Hegel, che la figura della rimembranza, la figura appunto del ricordo, la figura dell'Erinnerung. Dice Hegel, è l'immediato divenire vitale dello spirito. Spirito, ricordatevi sempre, è l'operare di tutti e di ciascuno, non è un fantasma metafisico, non è niente di assoluto in quel senso assolutamente sbagliato di tanti lettori superficiali di Hegel. Lo spirito è quello che fanno tutti, è l'operare di tutti e di ciascuno. Bene, in questa vitalità, in questo vitale divenire dello spirito, accade, dice Hegel, la sua eterna estraniazione, la sua eterna alienazione. Noi abbiamo già incontrato questa nozione quando abbiamo parlato dello scambio, ma ci torneremo. Quindi la sua ultima figura è una figura nella quale l'estraniazione si fa ricordo, si fa rimembranza, si fa ricordo dell'intera storia di questo divenire della vita. È il divenire della vita, di ciò che si fa, che si attua nel sapere. E questo sapere, diciamo questo sapere dello spirito, è l'affidare la figura del ricordo appunto alla rimembranza. E il fare di ciascuno è la praxis che abbandona la sua evidenza, che abbandona la sua vitalità attuale e ne affida al ricordo appunto la rimembranza, la storia. E quello che accadrà qui stasera per ognuno di noi è quello che accade qui ora nella costituzione della rimembranza di quello che sto dicendo, di quello che voi state comprendendo, di quello che accade fra di noi in questa stanza, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sapere, dice Hegel, è l'insearsi dello spirito nel quale lo spirito abbandona il suo esserci e ne consegna al ricordo la figura. L'operare di tutti e di ciascuno abbandona il suo essere qui operante e ne trasmette alla figura del ricordo il sapere. E quello che ognuno di noi stasera dirà, cosa è successo oggi nella mia giornata, cosa ho fatto io oggi, questo è il sapere. Ma questo sapere, vedete, è l'insearsi dello spirito. Qualche cosa, diciamo così, in cui dobbiamo guardare la memoria come una memoria operativa, come una memoria narrativa, come una memoria schematica. La memoria operativa è che io so che la penna è qui, io lo so, la mia mano ci va. Ma è la stessa ragione per la quale, come diceva Peirce, io so dove è casa mia. Lo so nel senso che posso ritrovare tutti i passaggi delle strade che mi portano a casa mia. Perché ho fatto infinite volte quella strada e questo insearsi del fare di tutti e di ciascuno, in questo caso il mio, si è tradotto nel sapere come ricordo. È chiaro? È quello che il bambino sa appena nato perché succhia. E qui è la memoria ancestrale di infinite vite che si sono inseate nella sua sostanza vitale, nella sua sostanza vivente, che ha a disposizione il sapere istintivo del succhiare dalla mammella della madre, eccetera, eccetera. Il sapere è appunto il ricordo di tutto ciò che è andato a rendere il profondo, la sostanza profonda di ogni esserci, di ogni vivente spirito che fa quello che fa, che sa quello che sa. Lo spirito abbandona il suo esserci e ne consegna il ricordo la figura. Ecco, in questo senso, fine compimento, tradursi delle figure operative della vita nelle figure del sapere, in quanto ricordo. Attenzione, questo l'abbiamo detto in tante occasioni di Mekri. Ricordo vuol dire oblio. Le due cose le dobbiamo prendere insieme. Il ricordo è l'oblio della vita tradotta nella figura del ricordo.
quando voi direte oggi sono stato a Mekri, questa sera, domani, mese prossimo, avete perduto la concreta esperienza dell'essere qui che accade ora. L'avete tradotta appunto in una figura dell'oblio, in un oblio figurato che è il ricordo. Bisogna abituarsi a questi passaggi profondissimi, no? Che leggiamo in Hegel, in Heidegger, nella filosofia. Solo la filosofia ha questa potenza. Cioè ricordarsi che il ricordo è un oblio, è una figura dell'oblio, e che la figura dell'oblio è appunto la rimembranza, il ritorno del vissuto passato. E la fine, quindi, i luoghi finali, i sei luoghi finali. La fine si compie nel ricordo, in fin di vita, si potrebbe dire, laddove il sapere, il saper fare, si aliena nel sapere vitale che si inabissa ogni volta nel ricordo, cioè nell'oblio, cioè nella perdita del vivente, del vitale, nelle sue figure. Totalità, si potrebbe dire, incommensurabile delle figure della vita che si trasferiscono nell'inconscio profondo dalla figura ventura. Quello che accade qui alimenta nel profondo, nella sostanza profonda, quello che più avanti si potrà ricordare come sapere alienato nel suo ricordo, si potrebbe dire. Quindi progressiva rivelazione del ci, che siamo qui, che ci è, come ritorno a venire del rimosso della vita, del rimosso dalla vita, nelle figure e venture della vita. Questo che sto dicendo ha evidentemente molto a che fare, ma non posso riprenderlo qui, con i cartigli 10 e 11 in cui ragionavamo sulla relazione tra tutto e parte, figure della parte, come il ci è del tutto, parzialità di tutte le figure e parzialità del tutto in quanto si dà a vedere come tutto solo nella parte. Sicché il tutto corrisponde alla parte transitandola. Nelle nuove versioni che stiamo attuando qui, potremmo dire darsi del ricordo nella sua parzialità, nel suo oblio ricordato, nella sua figurazione dell'oblio come ricordo, che transita la figura vivente che ora ricorda, che transita questo sapere. Sicché questo sapere svanisce, è un sogno, è la mezzanotte, è il punto di svolta. Vi leggo qualche frase della conclusione della fenologia dello spirito, della figura del sapere assoluto, solo qualche parola, sono testi molto ardui, ma anche molto belli. Dice per esempio Hegel, siamo proprio alle ultime due pagine, l'alienazione in cui lo spirito diventa sapere puro, diciamo così, o sapere assoluto. Queste figure sono nel tempo e similmente nello spazio, perché questo divenire presenta un torpido movimento e una successione di spiriti, una galleria di immagini, ciascuna delle quali ornate dalla completa ricchezza dello spirito. Faccio un esempio per capire subito. L'infante che allunga la manina per afferrare il dito dell'adulto è l'intera ricchezza dello spirito che gli accade in questo gesto, no? Rimemorato, riportato all'esserci dalla profonda, oscura, sempre in via di digestione, ricchezza dell'esserci stato di tutti i viventi e dei viventi che si sono articolati negli organa, come diceva Darwin, negli organa, come diceva Marx, cioè nelle mani, nelle nostre mani, le cinque dita dell'uomo col pollice opponibile. Il bambino è questo ricordo che torna, vedete che... E lui sa fare questo, no? Ha questo sapere come eredità eterna di tutti gli spiriti che lo hanno nutrito dall'origine del mondo, si potrebbe dire. Questo divenire presenta un torpido movimento e una successione di spiriti, una galleria di immagini, la galleria di immagini che mi riporta a casa, no? Per i molti percorsi
ma in molti percorsi che sono nelle strade di Milano, tutta la storia di Milano, tutta la storia della Lombardia, tutta la storia dell'Europa che si è sedimentata in questo torbido movimento dell'esserci che diventa oblio e che diventa rimembranza e che nella rimembranza e nell'oblio riaccade, si trasferisce e precipita e viene meno. Ornata dalla completa ricchezza dello spirito, si muove con tanto torpore proprio perché lo stesso, cioè il fondamento sostanziale del fare di tutti e di ciascuno, ha da penetrare e da digerire tutta questa ricchezza della sua sostanza, consistendo la sua perfezione nel sapere, senza residui, ciò che esso è, ossia la sua sostanza intima. Questo sapere è il suo insearsi, inoltrarsi in se stesso, nel quale lo spirito abbandona il suo esserci e ne consegna al ricordo la figura. Figura del ricordo, la manina che è questo oscuro, come dire, radicarsi nella sostanza dello spirito vivente che ha generato tutti questi viventi e che alla fine è la riemergenza nel ricordo di questo sapere. Io sono un umano, so afferrare. L'umano sa afferrare. Il tempo per cui questa alienazione si aliena in lei stessa e così nella sua estensione e altrettanto nella sua profondità, il medesimo. Alla sua via, nel ricordo degli spiriti, come essi sono in loro stessi e compiono l'organizzazione del loro regno. Queste sono terminologie tipicamente hegeliane, ma possiamo cominciare ad aggiustarle rispetto alla nostra figura finale. A che senso ha la figura finale? La figura finale è l'intera storia del mondo che è accaduta a Mekri, come accade in ogni luogo, non particolarmente a Mekri. Poniamo la questione del suo sapere. Ma poniamo la questione del suo sapere appunto come ricordo, come sapere del tutto nella parte, come compimento e come sapere, potremmo dire, di quello che resta. Avremo modo di approfondire la nozione di quello che resta, di quello che resta come segno della vita, di quello che resta come sapere del tutto e della parte che si dà a vedere nel resto. In fin di vita, dicevamo prima, no? In fin di vita. La scrittura alfabetica della tomba, no? Su questo potremmo lavorare tantissimo. Che cos'è la tomba se non questo resto dove è transitato appunto il puro sapere come ricordo che è diventato vita rinnovata e che è diventato vita rinnovata perché è stato transitato appunto, transitato dalla totalità fattasi parte. Dalla totalità fattasi segno, dalla totalità fattasi tomba. Questa è una tomba. Queste sono tombe, ma anche questa è una tomba. Segni del non più che trapassano nell'ancora. Allora, su questa prima base, come vedete, molto ardua, perché esige una meditazione puntuale, è una chiarificazione coraggiosa e nitida. Cosa vuol dire memoria? Cosa vuol dire ricordo? Cosa vuol dire vita che c'è? Cosa vuol dire vita che si traduce nel sapere della vita? Ma finalmente, cosa importantissima per noi, la comprensione di che cos'è il sapere. Adesso cominciamo a mettere a fuoco chiaramente. Il sapere è una figura straordinaria della non vita o della vita tradotta. O dalla vita ricordata come lo stesso che sta nel profondo degli abiti di risposta che sono in me connaturati. Per questo ricordavo gli abiti di risposta, le stratificazioni su cui abbiamo lavorato all'inizio di questo percorso. Ma se questo cominciamo a poterlo mettere a fuoco, esige un ritorno naturalmente, esige un ritorno perché dall'esperienza vivente delle mie parole e della vostra partecipazione, quindi della vostra traduzione istantanea, no? Le mie parole si traducono istantaneamente nelle vostre risposte, nei vostri abiti, nelle vostre relazioni, nelle vostre associazioni di idee, come si dice. Quindi partoriscono il ricordo di un sapere. Voi ve ne andate con questo ricordo. E questo ricordo è il vostro problema. Che cosa è successo veramente? E questo ricordo entra, diciamo così, a disturbare il che cosa succede veramente.
nel momento stesso in cui si pone la questione: ma che cosa ho saputo? Che cosa è diventato ricordo di un sapere, quindi sapere vivente, sapere transitante, perché è vivente perché è transitante. È vivente perché viene meno, perché rinasce. Ma ci arriveremo più da vicino. Adesso frequentiamo la seconda, il secondo luogo dei sei luoghi finali. Il primo luogo abbiamo visto, come dicevamo, il ricordo, compimento e ricordo, dove le due cose sono strettamente connesse in maniera dialettica. Il compimento si compie nel ricordo, ma il ricordo è la realizzazione del compimento. È la totalità della memoria che diventa figura, figura del sapere. Nel caso di Hegel, questo libro, La fenomenologia dello spirito, e tutte le sue figure famose, Servo Signore, eccetera, eccetera. Adesso andiamo al secondo luogo che ho intitolato Ignoranza. Ignoranza. Anche qui accade un compimento. Anche qui il compimento accade nella memoria e nel ricordo. Avevamo letto in Gramsci, nei sei luoghi di Gramsci, nei quaderni del carcere, alla pagina 1291, una frase caratteristica dove Gramsci diceva: la nostra relativa ignoranza della realtà. Che meraviglia, la nostra relativa ignoranza della realtà. Ciò che è davvero reale, la sostanza inseata, il profondo, tutta la storia degli spiriti che palpitano dentro il mio stomaco, che palpitano dentro il mio cervello, dentro il mio corpo. È in sostanza una ignoranza, è in sostanza ciò che rende me, nel mio sapere, ignorante di quella realtà che io stesso sono. Diceva Gramsci in quei luoghi che ricordavamo: noi conosciamo nelle cose nient'altro che noi stessi, nient'altro che i nostri bisogni. Il bisogno dell'infante di guardare il mondo intorno a sé, di muovere la testolina, mettere a fuoco che all'inizio non ce la fa, e poi un po' alla volta, un po' alla volta. Questo bisogno primordiale, questo bisogno fondamentale, questo bisogno di venire all'esserci attraverso la sapienza incarnata che si fa memoria attiva e memoria di un sapere di altre vite, diciamo così, che palpitano qui. Allora, perché io sottolineo la questione dell'ignoranza sulla scorta anche di questo suggerimento gramsciano molto bello? Quello che noi sappiamo della realtà è la nostra ignoranza. Ma che cos'è la nostra ignoranza? E qui il punto è molto delicato. Perché la questione del sapere, avevamo detto all'inizio, ve lo ricordo, la questione del sapere non è né antica né attuale, avevamo detto, no? È nata nel tempo in cui doveva nascere, nel tempo destinato ad essa, che è ancora il nostro tempo, e nasce dalla figura dell'ignoranza. Che cosa significa? Questa figura dell'ignoranza è la figura che ha caratterizzato in tanta parte la nostra tradizione, che arriva appunto sino a Heidegger, sino a Gramsci, eccetera, eccetera. È la grande questione socratica del sapere. Ne abbiamo detto qualcosa nei sei luoghi iniziali di Platone, che ora non sto a riprendere, ma che significa che la figura dell'ignoranza è la figura della sapienza socratica in quanto essa è la figura della sapienza occidentale in quanto questa sapienza occidentale ora diventa planetaria? Ci sono due cose nella figura socratica, due aspetti, diciamo così, che sono tra i più difficili da cogliere bene. Il primo è quello dell'ignoranza, cioè di quest'uomo che va in giro dicendo di non sapere. Cosa assolutamente non intesa e fraintesa per lo più, e ora cercheremo invece di metterla a fuoco, e questa è la questione dell'ignoranza che qui poniamo. L'altra questione sulla quale pure c'è una insufficienza di meditazione, però questa è stata avvertita in vario modo da più persone, il fatto che quest'uomo che si dichiara ignorante aggiunge che sa
di essere ignorante? Sa di non sapere. E la domanda che è stata sollevata, non sono io il primo a sollevarla di sicuro, è: ma che sapere è? Il sapere di colui che dichiara di non sapere. Socrate è sempre frainteso nelle figure che ne fa ammirabilmente l'arte di Platone, no? Nei dialoghi in cui lo mette in questione, perché tutti quanti credono che lui faccia professione appunto di non sapienza. Dice, fa finta di non sapere per prenderci al laccio, no? Per dimostrare che anche noi siamo non sapienti, ma in realtà Socrate non sta dicendo io non sono sapiente, sta dicendo io so, ho questo sapere, è un sapere straordinario, poderoso. E su questo potremmo aggiungere molto, ma in realtà la questione va posta prima. La questione va posta sul piano del fatto che per la prima volta nella storia del mondo, non esagero, per la prima volta nella storia delle culture del mondo a noi note, c'è un uomo che si dichiara ignorante. Ed è ignorante di che? Che cosa ignora? E la prima cosa che dobbiamo dire è che costui che ignora vuole conoscere. Siamo di fronte alla nascita dell'uomo della conoscenza, mai esistito prima in questa forma. Siamo di fronte all'uomo della ricerca, come dirà in tribunale. Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Ma è questa la novità eccezionale, che siamo di fronte ad una umanità, ad un essere umano, che vuole la conoscenza e quindi si rende conto della sua ignoranza rispetto alla conoscenza. Non ci sono stati uomini prima della conoscenza. L'uomo del mito non ha niente da conoscere, sa già tutto. È già assolutamente compos sui, sa cosa deve fare. Deve fare i sacrifici, deve fare i riti, deve sacrificare gli dèi, che è proprio tutto quello che Socrate rifiuta, no? Che dice perché? Vorrei conoscere le ragioni per le quali questo andrebbe fatto, no? Voglio sapere la causa per la quale si dovrebbe fare rito, sacrificio, il ragionamento, il logos. Perché questo uomo dell'ignoranza, questo uomo che si rifiuta alla sapienza del rito, alla sapienza della tradizione, badate, aggiungo questo tocco mirabile di Platone, quest'uomo che muore però musicando le favole di Esopo, in qualche modo, tornando al mito, a suo modo, alla musiche, a suo modo. Però quest'uomo è l'uomo della ignoranza, cioè è l'uomo della conoscenza, perché il bisogno di conoscenza e la sensazione di ignoranza, la consapevolezza di essere ignoranti in quanto desiderosi di conoscenza e quindi desiderosi della causa, dell'aitia, come diceva Aristotele, desiderosi di un processo logico, conseguenziale. Questo è tutt'uno. È soltanto con questa figura della ignoranza che nasce il cammino della conoscenza, sicché la coppia ignoranza-conoscenza è da tempo la figura emergente dell'uomo planetario, nell'uomo in cui, nella misura in cui la scienza è uguale, è coltivata esattamente nel modo identico a Pechino come a New York, come a Tokyo o come ad Addis Abeba. La nave socratica, vi ricordate, siamo partiti di lì, la nave socratica ormai ha attraversato i cinque continenti. È un cammino, in cammino addirittura cominciato presocraticamente, se teniamo conto di tutto il problema dello scambio sul quale torneremo stasera. E quindi sul bisogno, sul desiderio, sulla consapevolezza della propria povertà, del proprio limite. Ma, diciamo così, Socrate è colui che pone la questione sulla base del logos, del discorso dell'ignoranza e della conoscenza, dell'uomo ignorante che vuole la conoscenza e della conoscenza che si può attuare solo se tu cominci a vedere l'ignoranza, se cominci a vivere questa mancanza. Non so la ragione delle cose, ne sono sprovvisto. Ecco, potremmo allora dire così sulla base delle nostre concettualizzazioni, le nostre figure. Diceva prima Hegel e Heidegger, a suo modo lo ripeteva e noi lo assumevamo a nostra volta, lo spirito, cioè il fare di tutti e di ciascuno, è esposto.
è estraniato, è esteriorizzato, è perduto, è affidato al ricordo dove è perduto, ma è la condizione per cui può rinascere. Allora cominciamo a dire questa cosa sul piano del corpo animale. Il corpo animale è esposto al mondo. In che forma, in che maniera è esposto al mondo? È in base ai suoi elementi, cioè ai suoi organi. Ogni corpo vivente animale è alienato nei suoi organi. Cosa vuol dire qui alienato? È alienato nel senso che se non funziona il fiuto, se non funziona la vista, se non funziona la corsa, sei perduto. Perché sei esposto. Sei esposto nei tuoi stessi strumenti di sopravvivenza, capite? Nei tuoi stessi strumenti organa, cioè strumenti, metodi di sopravvivenza. I metodi della sopravvivenza ti salvano e ti dannano al tempo stesso, ti condizionano in maniera che tu sei sempre sulla soglia della vita e della morte. Può andare male. E il fatto che vada bene è anche segno della tua schiavitù. Ci sono animali che possono incamminarsi sulle pareti e ci sono animali che non potrebbero mai incamminarsi sulle pareti e che quindi di fronte al giaguaro non possono scappare sugli alberi. E via, esempi di questi ne possiamo fare all'infinito. Il corpo umano, come corpo animale, è alienato in maniera analoga ai suoi organi, appunto, la manina che bisogna imparare a muovere poi, no? Che si deve sviluppare debitamente, se no sei perduto, eccetera. Ma ci sono ben altri modi di estraniazione dell'uomo, della sua, quindi, del suo essere affidato ad una sorta di ignoranza primordiale. Anzitutto è il corpo umano estraniato nella voce, estraniato nella vox. Se non riceve la voce, se non usa la voce, non diventerà mai un corpo umano. Non otterrà mai il riconoscimento fondamentale di essere uno di noi. Il dramma incomparabile di quei bambini che nascono sordi, muti e ciechi, la cui unica possibilità di rapporto è il tatto. E devo dire che si fanno miracoli, no? Suscitare una relazione, e si riesce a fare qualcosa, no? Ma certo, voi capite cosa vuol dire essere esposti in una voce che non c'è, in una voce che non risuona, in una vibrazione che non trova risposta, che non trova correlazione. Quindi, anzitutto, il corpo umano è alienato nel riconoscimento della voce, di cui diremo ancora qualcosa più avanti. Quella voce che mi chiama, che mi tira fuori, che mi trae fuori dall'animalitas e mi ricongiunge in una humanitas come nicchia fondamentale, primordiale, come luogo in cui io sono per te, tu sei per me, siamo relativamente in relazione intersoggettiva. Divento soggetto sull'onda della voce, sull'onda della voce e sull'onda dell'udito. Perché questa onda mi colpisce già quando sono nel ventre materno, è un esempio che io faccio spesso, no? Nel ventre materno già noi sappiamo attraverso una sperimentazione tecnologica molto avanzata che il feto a un certo punto della sua vita intrauterina riconosce, dà mostra di riconoscere nella reazione cerebrale al tatapum del cuore materno. A questo ambiente nel quale è originariamente esposto. Tanto che si dice, dicono gli scienziati con buone ragioni, che il feto è poco sensibile ai suoni troppo profondi perché sarebbero troppo sconvolgenti, però li sente. E come credete voi che li senta se non sull'onda del primo movimento che è una prima risposta? E che quindi come prima risposta è la seconda? È il ricordo. Vedete la potenza della visione hegeliana sul sapere? Quando il bambino sa che questo è il tatapum di prima, ma quando lo ricorda, cioè quando dal vissuto
L'onda si è trasmessa in un sapere che è ricordo, che è rimemorazione, che è eccolo di nuovo, come io dico spesso con il gergo di Whitehead. Ecco, accade tutto questo, non nella esposizione dell'essere umano primordiale. E poi c'è il terzo momento, l'alienazione costitutiva dell'umano è ovviamente quella nello strumento sociale. Strumento sociale che è anticipato nella voce, perché la voce, come ricorderete, risuona là fuori e torna indietro con la risposta dell'adulto, e un po' alla volta mi educa al lessico, al tesoro immenso della parola, come diceva Vico, ma poi a tutti gli altri strumenti. Io nasco in una culla, io nasco accudito, nutrito, coperto, protetto, accarezzato. Quindi continuamente esposto a una socialità, a una storicità sociale, diciamo così, che ha i suoi strumenti esosomatici. E questo è un essere umano. E questo è un diventare umani. E questa ignoranza progressiva, che è conoscenza progressiva, sino alla sua specificazione in Socrate. Dovremmo chiarire perché proprio in Socrate avviene però il passaggio, ma non lo facciamo qui, io l'ho fatto altre volte. È attraverso quello strumento esosomatico che è la scrittura, in particolare la scrittura alfabetica. Ma adesso non mi interessa di approfondire questo, mi basta che sia evidente, no? Che sia evidente questo cammino del corpo umano esosomatico, la mano, lo sguardo, l'udito, la voce, gli strumenti della società che mi vengono affidati, la pedagogia, la fondamentale pedagogia. Questa è la fondamentale pedagogia dell'essere umano, che deve anzitutto imparare ad esprimersi e imparare a manovrare le cose, che lo circondano. Nella sua esposizione strumentale, il corpo umano si aliena quindi in un lavoro conoscitivo che produce sapere operativo. Ripeto la frase. Nella sua esposizione strumentale, il corpo umano si aliena, si estranea nel lavoro conoscitivo che produce il sapere operativo, lavoro e conoscenza, come sappiamo. Cioè produttore di strumenti di uso sociale, come dicevo prima, condividerli alla prima pedagogia. La prima pedagogia che è già retroflessa sul proprio stesso corpo, no? Sei composto, non metterti le dita nel naso, e cose del genere, non succhiarti il pollice perché sennò alla fine lo deformi i denti. Allora ti danno il ciucciotto, allora devi saper far uso del ciucciotto. Tutto un cammino, no? Un cammino pedagogico, dal quale cammino nasce quello che abbiamo chiamato qui lo scambio mercificato. Lo scambio che emerge, lo scambio delle cose collettive necessarie. Scambio mercificato, io ti do il latte in polvere perché la mamma non ha più latte. Oppure io ti do il succhiotto, perché così non metti il pollice e metti a repentaglio la dentatura. Quindi sin dall'inizio sono alienato nella voce, sono alienato negli strumenti, sono alienato nella pedagogia degli strumenti, sono alienato appunto nell'uso strumentale, nell'apprendimento dell'uso strumentale, quindi nel diventare essere sociale, di cui alla nascita sono solo una possibilità ereditata, dell'infinita sostanza della vita eterna, si potrebbe dire, no? Io sono questa eredità, sono in una continua necessità di uno scambio mercificato, che mi diano delle cose e che mi diano gli strumenti per l'uso sociale di queste cose, da condividere, uno scambio delle cose collettive necessarie alla sopravvivenza, badate, così necessarie che non soltanto innescano la questione del lavoro-conoscenza. Per diventare umani bisogna lavorare. Il povero infante già lui deve cominciare a lavorare per acquisire, per condividere, per relazionarsi. Ma non soltanto come lavoro di acquisizione, ma anche come lavoro di contrasto. Sin dall'inizio, badate, anche il conflitto
che Eraclito giustamente chiamava il padre di tutte le cose, anche il conflitto genera conoscenza. Anche il conflitto, se non è distruttivo e non produce la morte, come spesso accade, è pedagogico. Anche il conflitto, anche la rabbia del bambino infante rispetto al capezzolo materno o all'assenza della madre, il gioco del rocchetto, tutte queste cose qui che sappiamo bene, no? Sono la natura conflittuale della stessa pedagogia necessaria perché ci sia uno scambio, perché nello scambio accada la umanizzazione progressiva, la traduzione della memoria implicita in una memoria esplicita, cioè nel sapere. Io so come si fa, ho imparato quindi sono, diciamo così, no? Sono imparato, come si potrebbe dire. Allora, il tutto, se lo rileggiamo così, vedete, credo di essere stato abbastanza comprensibile. Il tutto del diventare umano degli esseri umani, è un cammino progressivo, potremmo dire antropologico, dell'ignoranza. Quindi c'è un'ignoranza socratica che è quella proprio della nostra cultura, della nostra civiltà, che ha innescato la conoscenza scientifica, quella che nasce qui, in Occidente. Ma c'è un'ignoranza più profonda, diciamo così, un'ignoranza pre-socratica, appunto, no? Quella ignoranza più profonda che va di pari passo col cammino della conoscenza come lavoro. Via via che la conoscenza lavoro eredita gli strumenti del passato, ne inventa di nuovi, rielabora la vita sociale sul pianeta, mette in questione le varie nicchie, le mette in relazione, spesso in relazione oppositiva, per cui si impara imitando, ma si impara anche combattendo, si impara anche entrando in conflitto. Conflitto che sta nello stesso luogo primordiale della culla, non bisogna dimenticarlo, lo ritroveremo. Ma che poi si estende socialmente perché, ovviamente, no? Lo strumento è un bisogno, è un desiderio, è uno scambio. Io te lo do in cambio di che? Questo ricatto originario al quale l'essere umano è esposto, ma ogni vivente a suo modo è esposto. E tu cosa fai? E tu cosa mi dai se io ho cura di te, se io ti accolgo, se io ti curo, se io ti allatto, se io te? Ecco, questo attraversamento, questo cammino progressivo antropologico della ignoranza va di pari passo col cammino della conoscenza attraverso quella fondamentale alienazione che ben conosciamo qui a Mekri, che è quella della parola. Di ciò che noi chiamiamo parola in maniera molto più elevata e a livello di scienze evolute, ma che è gesto vocale del riconoscimento corporeo, gestuale, danzato, cantato, emotivamente scosso, vibrante. Alienazione della parola che è generalizzante, che è narrativa. Adesso credo che ci capiamo. È il luogo del primo ricordo come vero sapere. Pensate a Hegel, è il luogo del ricordo di tutti gli spiriti viventi che si fanno parola, che dicono mamma, che dicono papà, che dicono Pietro, Paolo, che dicono pappa, che dicono verità. Questa esplosione, cosa sono le parole? L'abbiamo detto tante volte, no? Segni della memoria, segni del ricordo, segni che hanno dentro di sé ogni parola, dentro di sé una storia infinita, di cui il linguista non sa assolutamente nulla. Non è suo compito di sapere. Il linguista sa bene la sintassi e la semantica, la grammatica del suo uso reale ora, oppure del suo uso reale in tempi passati, dal suo uso. Non di quell'essere regno degli spiriti che ricorda l'infinita vita che si è trasmessa poi nel sapere della parola come oblio ricordo, oblio di tutta questa vita che diventa il segno di questa vita come rimemorazione, come sapere assoluto, sciolto da tutta questa vita. Noi continuamente quando usiamo le parole siamo assoluti.
Continuamente l'uso della parola è pericolosissimo, perché è inevitabilmente superstizioso, inevitabilmente è fatto valere come, diciamo, sintagma della cosa, come potrebbe dire espediente magico per dire la cosa, ma non dice la cosa, dice agli altri, dice con gli altri un'infinita storia. Un'infinita memoria che ha perso la vita e che la ritransita nel ricordo. Quindi cammino antropologico progressivo della ignoranza, capite perché il secondo luogo in cui si raccoglie tutto il nostro cammino si chiama ignoranza. Di pari passo col cammino della conoscenza, attraverso l'alienazione fondamentale, generalizzante della parola nelle sue varie forme, naturalmente, nelle forme poetiche, nelle forme retoriche, nelle forme logiche, nelle forme filosofiche, così come la vede Heidegger, così come la vede Hegel, no? Appunto alla fine della fenomenologia dello spirito, la storia del regno dello spirito che trabocca dalla coppa spumeggiante della vita, insomma, le ultime immagini di Schiller, no? Che lui usa. Quindi cammino del corpo linguistico. Questo è per noi importantissimo, perché facendo una brevissima anticipazione, una piccola anticipazione, la politica della pratica filosofica è questa qui, come vedremo, il prendersi cura del corpo linguistico, aver cura del corpo linguistico, quindi del corpo del sapere in quanto corpo linguistico. Quindi della politica dei corpi linguistici, in quanto il corpo linguistico è la estraneazione, adesso ci capiamo, no? La esteriorizzazione, il passaggio nel ricordo, la estraneazione della parola, del sé vivente originario, nel sé sociale intersoggettivo. Siamo nel sé vivente originario, ma siamo esposti nel luogo della parola come cammino dell'ignoranza che acquisisce conoscenza nel suo lavoro intersoggettivo, questa parola del sé vivente originario diventa il sé sociale intersoggettivo, diventa noi. Noi qui di Mécrie, per esempio. Muto riconoscersi dell'altro e dall'altro, dando una complessità e una serie di stratificazioni che operano inconsciamente. Questa è una cosa che va sempre tenuta presente, cioè in questa vivente ripresa della vita nella memoria e della memoria nella alienazione della ignoranza al lavoro, diciamo così, si creano falde, nuclei, gruppi di estrema stratificazione che operano inconsciamente e che sono assoggettati all'arcaismo, all'ignoranza arcaica. Dall'uomo, diciamo così, esperto del passato all'uomo della teoria di oggi. Cioè la conoscenza pratica tradotta in un sapere, luogo di trascrizione universale della praxis. Ma la praxis è nata nelle culle idiosintetiche, idiosomatiche, diciamo nelle culle del dialetto. E poi estesa nelle culle delle aggregazioni sociali, le famiglie, la società civile, i partiti politici, lo Stato. Ma ognuno con la sua complessità, con l'eredità nel profondo del suo ventre, della sua pancia, per dire in maniera figurata, la profondità delle sue emozioni, come ha sentito lui il transito del cuore materno. E come è stato accolto lui poi, con quale lingua delle mani, con quale lingua degli occhi, delle orecchie, degli strumenti, delle cose, è da sempre segnato da queste primordiali effettività, diciamo così, e le porta con sé l'arcaismo di cui parlava anche Gramsci, no? Il fatto che ogni soggetto che noi siamo ha tante strutture, possiamo avere delle
conoscenze copernicane delle quali essere assolutamente certi, anche ben istruiti, ma nello stesso tempo avere delle reazioni da uomo delle caverne, per dire così. E sono normali anche in ogni raggruppamento intersoggettivo, no? Nella riunione del partito si scatenano tutte queste forze che non sono soltanto vedremo cosa è in opera nel partito, ma non è soltanto partito, non è soltanto patto sociale, non è soltanto la strumentalità intersoggettiva in azione, non è soltanto la politiche arete, ma anche queste stratificazioni che fanno intoppo, che si oppongono, che ostruiscono, che generano problemi. A cominciare dai problemi che noi vediamo appunto attraverso la ignoranza originaria in cammino antropologico e quella invece di oggi, no? L'ignoranza che alcuni di noi possono avere o alcune culture della terra possono avere nei confronti di conoscenze socratiche diffuse, di conoscenze che si sono ormai affermate come universalmente note. Ecco, se allora abbiamo cominciato a mettere a fuoco l'ignoranza, voi capite, è un tema grandioso, no? Io lo devo riassumere in poche battute qui, ma certo è un tema sul quale riflettere molto. Tanto più se noi ne facciamo un tema pedagogico, come qui è uno degli intenti di McCree quest'anno. Cosa significa affrontare l'ignoranza di una classe di ragazzini? Cosa significa? Qual è la loro ignoranza? Meglio, qual è l'ignoranza di ognuno di loro? Già avevamo obiettato, vi ricordate al grande Dewey, avevamo obiettato, sì, ma non si tratta di mettere al centro il fanciullo, questo va bene, è una buona idea, però guarda che di fatto metti al centro questo fanciullo e poi quello, e poi quello, e poi quello. Ognuno con la sua stratificazione, no? Con le sue varie culle, per dire così, no? Con le sue varie emozioni, con le sue varie esigenze, con le sue varie domande, con le sue varie figure di senso e figure del sapere. È questo che accade quando noi riflettiamo sulla ignoranza pedagogicamente intesa e quindi da curare come una malattia, o quantomeno da affrontare come un problema. Come si affronta questo problema? Cioè, è colui che lo affronta, come lo affronta all'interno della sua ignoranza? Della sua ignoranza. Cioè del suo sapere. Cioè di quella figura del sapere nella quale si è ricomposto, riflesso, tradotto, rinato tutto un mondo oscuro. Ogni insegnante è un pericoloso mondo oscuro, è un coacervo di tradizioni, di storie. Come se ne è fatto carico? Se ne deve fare carico? Come può farsene carico? Come affrontiamo questo tema nell'ambito di quella che appunto chiamiamo pedagogia? Come si affronta l'ignoranza? Il tema dell'ignoranza declinato nel modo che abbiamo qui, ho solo accennato, perché poi andrebbe approfondito partitamente, è un tema immenso. Farsi carico della propria ignoranza vuol dire farsi carico della propria alienazione, ma la propria alienazione è anche la determinatezza dell'esserci. Io sono la mia alienazione, non è che sono un'altra cosa. Sono il sapere della mia alienazione, il ricordo della mia alienazione, come ho fatto a mettere insieme in un sapere il lavoro alienato che mi ha prodotto in quanto sono cittadino italiano, eccetera, eccetera, ma altra cosa è per tutti gli altri. Si può immaginare una pedagogia universale su questa base? O è anche, come dire, un'idea assolutamente folle? Se ogni pedagogia deve domandarsi sulla sua ignoranza, da quale esserci dimenticato e digerito dentro, diciamo, lo stomaco della vita inconscia, è diventato poi questa vita consapevole che vuole istruire gli altri, che vuole essere la soluzione dell'ignoranza, in quanto che sogna la sua sapienza. Si è tradotto nella sua sapienza. Sapete
Sono problemi evidentemente rilevantissimi, alla fine dovremmo tirare le fila però, eh? Dovremmo dire quindi noi come ce la mettiamo, eh? E io non mi sottrarrò. Allora entriamo nel terzo luogo, prima di fare la pausa. E il terzo luogo l'ho intitolato Il patto. Il patto. Quindi siamo partiti dal primo luogo, compimento e ricordo, eh? Compimento e ricordo, luoghi del sapere. Poi l'ignoranza, come l'altra faccia della conoscenza, dell'antropomorfizzazione. E adesso il patto. Il patto nasce da una considerazione a noi chiarissima, da noi lucidamente affrontata tante volte, ma che ora va rimessa a fuoco forse con un pochino più di incidenza, di radicalità. La situazione di partenza attraverso la quale si genera il patto è quella che ha sempre detto, che noi abbiamo sempre ricordato con le parole di Aristotele, che diceva non possono vivere separati, vi ricordate? Viventi che non possono vivere separati. Quel che è pleonastico, non ci sono viventi che possano vivere separati. Se sono viventi, devono vivere separati, nello scambio. Ma come va intesa allora questa unità differenza, chiamiamola così? Io direi, va pensata radicalmente come ciò che unisce nella separazione e per la separazione. Qui è come memoria oblio, dove se tu non pensi la memoria come oblio e non pensi l'oblio come figura della memoria, non hai capito bene cosa c'è in gioco, a quale livello deve arrivare la tua comprensione, il tuo sguardo, per dominare la situazione, per essere a giorno sulle sue dialettiche trasformazioni, sui suoi ritorni, sul suo inabissarsi e resuscitare. Ecco, qui è uguale. Sono separati, sono nella separazione, per la separati, per la separazione, perché sono uniti, uniti nella separazione. Lo devi vedere, questo essere uniti perché separati. E separati quindi in quanto uniti, separati inseparabili. Proviamo a dirlo con tutti i paradossi che la lingua ci consente, no? Separati perché inseparabili. Di qui lo scambio. Ecco la prima radice. La prima radice dello scambio nella culla, la prima radice dello scambio nelle culle più grandi, fino alla grande struttura politico-sociale. Divisi e uniti dall'alienazione dello scambio. Questo è un punto antropologicamente fondamentale. Se lo fallisci, entri nelle chiacchiere retoriche delle anime belle, della pace universale, che non ha niente di male come progetto, ma se si fa carico però della profonda, irresolubile, inesauribile, come dire, mancanza di fondo, in questo senso profondo, in questa mancanza di, in questo abisso che si ripete continuamente, perché essendo divisi hanno bisogno dello scambio che li unisce dividendoli. E quindi lo scambio è la prima estranea azione. Se non mi dai da mangiare, crepo. Se non mi parli, non sarò mai un essere umano. Se non mi custodisci, non ce la farò. E questo già accade nel regno animale. Ci faremo una riflessione interessante. Quindi siamo la non separazione separata. Ecco, questa è un'altra formula interessante, no? Siamo la non separazione separata. Come si fa a pensare questa cosa? Questa costrizione universale che viene accolta da tutte le figure del sapere in quanto figure dell'ignoranza, cioè della conoscenza. Scambio, badate, che supera tutte le barriere.
Scambio che abbatte le mura delle città. La figura che io sto evocando, ma sulla quale non posso insistere, ma sulla quale ho lavorato in passato, è la figura, ovviamente, del mercante. Il mercante è originario. Ricordo un dialogo molto interessante con Derrida sul Lago Maggiore, dove Derrida poneva delle obiezioni alla figura del mercante, che sono comprensibili, cioè del mercante. La merce è fondamentale. Non è che viene dopo, che prima c'è il paradiso terrestre e poi c'è la caduta. Questa è una bella favola, racconta molto bene i nostri guai, ma non si fa carico della funzione originaria dello scambio, la funzione originaria per la quale sì, temporaneamente si ferma la guerra e si aprono le mura. Dico cose che oggi sono dolorosissime per tutti noi, no? Temporaneamente non si bombarda perché i civili scappino e poi non è mai del tutto vero. È comunque provvisorio. La pace del mercante è necessaria, ma non è l'unica cosa che accade. Accade anche quella che dicevamo prima, cioè la continuità del bellum extra omnes, della bellicosità, che è una pedagogia dell'umano anche questa, ed è uno scambio nel quale io sono alienato. Per bene che vada, devo essere buono, obbediente ed amorevole. Perché se non sono buono, obbediente ed ammirevole, col cavolo che tu mi nutri, eccetera, eccetera. Quindi originariamente c'è questo scambio nel quale io mi trovo alienato, che è la condizione di vivere separatamente con te, di vivere unito a te nella separazione, in una pace temporanea, che è sempre temporanea. E allora io ricordo che avevamo sviluppato questo tema in un corso di Mekri, in un seminario di Mekri, che si intitolava La legge e la fede. Il seminario nel suo insieme era In cammino verso il Monte Ida e lo potete rileggere nel libro Dal ritmo alla legge, curato da Florinda Cambria e pubblicato dalla Jacabook nel 2019. Ecco, qui, contro la tesi, contro, insomma, accanto in maniera un po' polemica alla tesi di Schmitt che risolveva tutto nella dualità amico-nemico, noi obiettavamo: prima del nemico c'è la fede, poi c'è anche il nemico, certo, l'abbiamo appena detto, ma prima della inimicizia costitutiva c'è la costitutiva unità nella separazione, certo, ma unità. Separati e quindi accuditi. Accuditi ma separati, certo. E richiamavamo a questo proposito la famosa posizione di Charles Sanders Peirce quando invoca i tre grandi principi fede, speranza e carità, dicendo non sono principi fondamentali della logica, ma senza di questi non c'è nessuna logica. E aveva perfettamente ragione. Stava dicendo prima di tutto viene il sì. La posizione finale del Faust di Goethe, no? L'eterno femminile che dice di sì, l'eterno femminino che dice di sì, cioè ti nutro. Se non c'è fede da parte dell'infante, speranza di essere nutrito e carità da parte dell'adulto di soccorrerlo, non c'è umanità, non c'è nessuno. Perché non possono vivere separati. E allora nascono nella fede di essere separatamente uniti o soccorsi nella differenza, nutriti e quindi scambiati attraverso il mercante eterno, si può dire, no? La mercificazione eterna della vita attraverso lo scambio intersoggettivo fondamentale della culla originaria. Fatto comunitario ai fini della potenza, della sopravvivenza e della convivenza. Bene, questa
se ci siamo capiti, è l'istituzione. Quando in questa figura si invoca il patto, si dice che una delle figure finali, delle sei che stiamo esaminando, ognuna che ricolloca dentro di sé tutto il passato, tutto l'intero del regno degli spiriti, eccetera. L'intero regno degli spiriti sta nel patto, il patto originario, fondato su fede, speranza e carità, è l'istituzione. E quella grandissima cosa che, come dire, costituisce il salto dalla culla antropologico primordiale, in cui la socialità è una socialità familiare, è una socialità del sangue e dello sperma, come diciamo tante volte, alla invece costituzione di culle ben più ampie, di luoghi sociali, istituzionali, dove il patto comunitario, ai fini della potenza pubblica, cioè di tutti e di ciascheduno, di coloro che hanno fatto questo patto comunitario ai fini della potenza, questo patto che consente sia di sopravvivere sia di convivere, che dovrebbe garantire la sopravvivenza attraverso appunto il mercante, eccetera, eccetera, e la convivenza, cioè l'attenuazione del conflitto dentro il patto, in quanto viene invocata la caritas, la carità di ognuno nei confronti dei suoi simili, quelli che hanno fatto il patto. Questa cosa grandiosa, senza della quale la storia dell'uomo non avrebbe possibilità di effettuarsi, e noi di saperla, diciamo così, è anche il luogo della più terribile depravazione. E già, perché tutte le cose sono sempre due, no? È il luogo del più terribile orrore, per una cosa che di nuovo Peirce ha detto benissimo, ha osservato molto chiaramente, che le ragioni dell'istituzione, le finalità dell'istituzione per le quali abbiamo fatto un patto, in cui ognuno si è detto l'istituzione, io ho l'istituzione di tutti gli altri dentro di me e sono dentro tutti gli altri come socius, appunto il socio, non mi consente di fare eccezioni. Non posso avere pietà. Non posso, per così dire, giudicare con la mia testa, con le mie emozioni, con i miei sentimenti. E questo significa che in nome dell'istituzione, nella storia dell'uomo, sono state compiute le più grandi criminali azioni di persecuzione, di morte. Perché io come persona singola posso perdonarti, posso accettare che tu non sei nella istituzione come cattolico, oppure che non sei nella istituzione come calvinista. Ma in quanto prete calvinista non lo posso mica fare. Non mi è data questa pietà. Lì devo essere inflessibile e obbedire alla legge e metterti sul rogo. Quindi nella istituzione accadono le due grandiose cose, la potenza dell'essere umano rispetto a tutti gli altri viventi, la cura della convivenza per l'abbassamento delle tensioni, ma anche l'esportazione della violenza, il fondamento della violenza, la giustificazione della violenza, la ragione della violenza, la legittimità della violenza. Perché non posso venire meno al patto. Patto che si articola in tre modi. C'è il patto tacito. Il patto tacito, vedete, poi ci ritorniamo, è un punto delicatissimo, è il patto tra i viventi, che non possono vivere separati. E questo non riguarda solo il vivente umano, tutti i viventi, o la stragrande maggioranza dei viventi che separati non possono vivere, devono essere accuditi alla nascita. Patto tacito. Patto tacito, che è uno dei più grandi enigmi della vicenda. Poi vedremo perché
Tutto ciò è stato mal compreso dal darwinismo, eccetera. Atto tacito per cui forme viventi, vivendo nella loro inevitabile separatezza, però sono pronte a giocarsi la vita nello scambio con la vita del nascituro. Come lo spiegate? Forse che avete una spiegazione. Forse che si può far finta che non sia così, come fanno i darwiniani, per comodità di spiegazione scientifica. Forse che c'è una ragione plausibile per il fatto che esseri viventi vivono solo per la continuazione della specie o della prole, eccetera, eccetera. E questo è il fatto tacito, enigmatico e assolutamente irrisolubile in un sapere, assolutamente irrisolubile in un sapere, visto che il nostro sapere parte dall'ignoranza e l'ignoranza vuole la causa. E in quanto vuoi la causa, allora togli le cause finali dalla natura, no? Come dire, negando l'evidenza più clamorosa, no? Più clamorosa. Gli esseri viventi sono continuamente impegnati nelle loro finalità, tra le quali quelle della sopravvivenza della specie è la più semplice da osservare. Dove la metti? Non ti fa comodo perché non ti consente una conoscenza scientifica, è verissimo, ma non è che per questo l'hai cancellato. Ma adesso ci torneremo. Il patto tacito che lega tutti i viventi naturali, e poi il patto loquace, e poi il patto scritto. Il patto loquace è quello della Vox. Tu sei uno dei nostri. E insieme ce la caveremo. Certo, tu sei mio, così come io sono tuo. E poi il patto istituzionale che si allarga, che diventa un patto di più consoci, che si potrebbe chiamare il patto scritto, il patto che si traduce in patti scritti, il grande problema della scrittura delle leggi nel mondo antico, no? Il grande dramma del popolo ateniese e poi del popolo romano. Prima la legge era, come dire, amministrata e esercitata dal re, oppure dagli aristocratici. E questo per tanti secoli e millenni. Poi a un certo punto il senso dell'ingiustizia, ma attraverso conflitti spaventosi, quei conflitti appunto che sono sempre interni alla situazione sociale, sino a che l'imposizione no, la legge va scritta. La legge scritta è uguale per tutti. Purtroppo l'interpretazione non è uguale per tutti, cioè si riaprono tanti fronti, ma certamente c'è un passaggio chiarissimo dentro la storia delle istituzioni sociali umane, storiche o sociali. Il patto tacito perché siamo animali. E se la mamma dovesse aspettare degli ordini per allettare i bambini, saremmo freschi. Per fortuna lo fa perché lo sa, no, perché già lo sa, già ne ha il ricordo in un sapere in cui tutto l'oblio della natura si è raccolto, no? E diventa vivente nel transito di questa vita, diciamo così, no? Di questo esserci in un corpo naturale. Ma poi c'è il patto loquace. C'è il patto che si elabora attraverso il discorso intersoggettivo, la storia intersoggettiva, siamo tutti figli dello stesso Dio, siamo tutti figli degli stessi dei, abbiamo questi antenati in comune, siamo nati tutti nello stesso luogo, abbiamo tutti la stessa lingua e così via, e i patti scritti, la politica effettivamente esercitata, la cui, diciamo così, ragione di fondo si potrebbe esprimere con una battuta rapidissima. Insieme ci possiamo salvare. L'istituzione è quel luogo nel quale insieme, se riusciamo a stare insieme, se riusciamo a risolvere decentemente il problema della convivenza, è quella istituzione che nel suo funzionamento genera la salvezza dei più. Una vita esposta quindi alla solidarietà, costitutiva dei soggetti sociali e allo scambio, possiamo ora definirlo così, lo scambio comunicativo, la sua origine nella Vox e poi nella sua linguisticità progressivamente sociale e nello scambio merceologico. Ti do il latte, ti do il pane.
do la nave per attraversare la notte. Dallo scambio lessicale, dalla voce, accoglitivo, identificativo, il gruppo di sangue, il gruppo di sperma, allo scambio lavorativo, cooperativo, sociale. È una ricostruzione che possiamo, di cui possiamo trovare molti spunti in Aristotele, ma figuriamoci in Hegel. Tutta la descrizione che Hegel fa dalla società civile allo Stato, eccetera, eccetera. E naturalmente di tutto questo Gramsci era assolutamente consapevole. Veniva di lì, era un hegeliano marxiano. Ecco, io credo sono le 4, sì, 4:25. Possiamo fermarci qui, a metà del terzo luogo, cioè il patto. Ce ne mancano ancora altri tre e mezzo. Forse ce la facciamo. Allora, riprendiamo dall'ultima proposizione. Vite esposte alla solidarietà costitutiva dei soggetti sociali allo scambio, sia comunicativo, sia merceologico, cioè dallo scambio lessicale, dalla vox, accoglitivo ed identificativo, il gruppo di sangue, eccetera, allo scambio lavorativo, cooperativo, di più ampie istituzioni, diciamo così. Nello scambio lo squilibrio, naturalmente. Vite originariamente esposte ed estraniate perché sono prese tra la verità e l'inganno. Il dire la verità e nascondere la verità, su questo si potrebbe dire moltissimo, ma dobbiamo trattenerci. Vite esposte alla estraniazione fiduciaria, ma siamo tutti esposti ad estraniazione fiduciaria, è la nostra condizione sociale. Essere esposti, essere estraniati, alienati nella fides dell'altro, nella fiducia reciproca ipotetica. Per cui gli esseri umani si realizzano, si perdono, si salvano, rovinano. E nello scambio c'è lo squilibrio fondamentale, ecco, che va sottolineato con grande forza. Proprio perché c'è scambio, c'è squilibrio, perché lo scambio non è mai tra uguali, questa è una follia. Lo scambio è sempre tra chi richiede e chi offre. Qui si radicano le illusioni del liberismo. Chi richiede è nella condizione di vita o di morte. E chi offre non è mai equo, non è mai parimenti vantaggioso. Qui la radice dell'assoggettamento, dell'istituzione come luogo di dialettiche della potenza e dell'assoggettamento. E tutti i problemi della convivenza sui quali abbiamo tanto insistito nella prima parte di questo percorso. La convivenza, problemi della convivenza come problemi pedagogici fondamentali. E da tutto ciò, già l'abbiamo detto, ora lo ricordo in maniera più dettagliata, le complesse stratificazioni dell'essere sociale di ognuno di noi. I patteggiatori, cioè coloro che istituiscono il patto nello squilibrio tra chi richiede e chi offre, sono ognuno un coro di voci lontane. Ognuno è l'estraniazione interiorizzata della sua storia. Mi ricordo il Cartiglio 12, Nera è mia madre, Dark is my mother. E quindi i patteggiatori partecipano contemporaneamente a varie nicchie che li hanno formati, accompagnati, elaborati nel corso della vita, scatole cinesi della socialità, e pongono in azione, dovunque si trovino, tutte le loro ambiguità. Lo sappiamo tutti questo, no? Solo che ce ne dimentichiamo quando ragioniamo per universali, diciamo così. Ambiguità affettive. I compagni con i quali mi identifico, i compagni con i quali non mi identifico, quelli che mi stanno simpatici e quelli che mi stanno antipatici, per dire banalmente, no?
i gruppi concorrenti all'interno dello stesso patto, all'interno della stessa struttura sociale, che figuriamoci è in concorrenza con altre strutture sociali, gli interessi condivisi e gli interessi non condivisi, le passioni dei corpi e le passioni delle anime, le scommesse e i tradimenti, continui, in ogni piccolo punto della vita, tra il bidello e il professore e la direttrice, i patti segreti e i patti palesi, la necessità quindi di scrivere delle regole, la regolarità con la quale vengono disattese o male interpretate o girate a proprio interesse. Insomma, questo luogo, questo patto, nelle sue estraneazioni, è l'evidente motore della fondamentale politica dei corpi, della fondamentale politica degli strumenti, della fondamentale politica dei corpi del sapere, un motore precario e nello stesso tempo necessario. Platone se ne era reso conto benissimo in un passaggio della Repubblica, che vi richiamo rapidamente, quando Socrate obiettava che anche in una società di ladri ci vuole della solidarietà. Perché senza solidarietà, senza fides, senza fiducia reciproca, senza caritas, senza speranza che l'altro, se io faccio il ladro, ma e devo sperare però che quello che fa il palo non scappi, e che se vede le guardie mi avvisi. Quindi anche una società a delinquere è una società politica in tutti i sensi della parola. Vi ricordo cosa avevamo detto nel paragrafo delle stratificazioni, nella tappa delle stratificazioni, dove avevamo detto così, vi rileggo solo qualche passaggio: ognuno il suo corpo, con le sue risposte, con i suoi abiti, il suo carattere, il suo lessico, ciò che sa fare e sa di saper fare, ciò che non sa fare e sa di non saperlo fare oppure anche non lo sa, non ne sa niente. Questa complessità stratificata e mobile si è messa in cammino a partire dalle cure parentali, darwiniane, e poi dalle cure sociali, dal lessico familiare accogliente, dall'idioletto e dal dialetto filtrato dalle emozioni dell'infanzia riprodotte nella unicità delle articolazioni passionali della voce, al corpo vibratorio delle passioni sociali, all'incarnazione comunicativa originaria e così via. Accontentiamoci di questo breve cenno su quella che io appunto qui chiamo la complessità arcaica, arcaicizzante, stratificata, per cui abbiamo imparato certe cose e certe altre no, abbiamo ricordato certe cose e certe altre no, siamo strani individui, mosaici, enigmatici, con reazioni che stupiscono noi stessi per primi. Ecco, questo è il luogo della politica arete. Questo è il luogo dell'arte politica, preso tra patto, istituzione, eccetera, eccetera. È il luogo della politica arete, è un precipitato di una complessità metamorfica, quella molteplicità metamorfica in continuo divenire, in perenne divenire, che chiamiamo l'istituzione. La politica arete è la politica delle istituzioni, la cui natura differisce naturalmente nel tempo. Se noi ora riprendessimo le descrizioni che facemmo a suo tempo, soprattutto nei cartigli 14 e 15, del tempo della sostanza etica, vi ricordate? E il tempo invece della funzione burocratica, con aggiunta la notazione che c'è anche nel mondo della funzione burocratica ancora una sorta di presenza della sostanza etica, sia nei rapporti individuali e sociali, sia nei rapporti familiari, eccetera, eccetera. Bene, è ovvio che l'istituzione cambia attraversando questi luoghi, si trasforma via via. Ma diciamo così, le due istanze continuano a coesistere, continuano con differenti proporzioni a essere, diciamo, la benzina che muove la politica arete.
con arcaismi politici, li vediamo tutti i giorni, con innovazioni straordinarie. E anche Gramsci vedeva questa complessità della politica areté, l'ambiguità dell'istanza politica, e lui era a sua volta un ambiguo, no? Vedremo alla fine in che senso anche lui era un ambiguo. Veniamo allora al quarto luogo che ho intitolato Il ritorno. Il ritorno. Diciamo molto in generale, questo ci è ormai stranoto, qualcosa permane e qualcosa si trasforma. La lingua permane. I significati delle parole si trasformano, per fare un esempio banale. Ma qui c'è un problema preciso che dobbiamo affrontare e chiarire insieme. Non è semplicemente la constatazione che qualcosa permane, io parlo pur sempre l'italiano, e qualcosa si trasforma perché non parlo l'italiano di Petrarca, come è evidente, è così per ognuno di noi. No, la cosa però che dobbiamo capire a fondo è che ciò che permane e ciò che si trasforma sono lo stesso. Ho detto con un gergo heideggeriano che ci fa comodo, sono lo stesso, il medesimo, ma non l'eguale. Ecco, questa di nuovo è una relazione che anche Hegel illustra da par suo. L'eguale non esiste. L'eguale si smentisce nella sua pretesa di eguagliare, perché la sua pretesa di eguagliare ha già diviso per eguagliare. Cioè qui siamo di fronte alla stessa situazione che illustravamo prima, che si ricorda per aver dimenticato e si dimentica per aver ricordato. Che si è uniti perché divisi, che si è uniti, che si è divisi perché uniti. C'è un gioco dialettico tra questi estremi ed è questa contemporaneità delle due soglie, si è ignoranti perché si conosce perché si è ignoranti. E qui molto più determinatamente, come diceva per esempio Hegel, appunto, no? A è uguale ad A, a una condizione che siano due. A uguale ad A. Se non li ho divisi, l'uguaglianza non c'è, c'è solo A, cioè niente. Il nulla assoluto. Come io identifico, identifico nella differenza. E quindi in questo senso noi potremmo dire che la verità di qualsivoglia proposizione, di qualsivoglia abito di risposta, muta vivendo, qualcosa si permane, si trasforma, muta vivendo senza cessare di essere verità. Ecco, questo è un punto molto delicato. Il fatto che muti non toglie il fatto che sia verità. E qui dobbiamo cominciare ad approfondire questo pensiero che già abbiamo toccato altre volte. Avevamo detto qualcosa permane ritornando. Abbiamo detto tante volte l'espressione whiteiana, eccolo di nuovo, no? Un ritmo, rhythmos, di riconoscimento. Quello che esemplificavamo prima col cuore materno, no? Il tatapum è sempre il secondo. Il primo non c'è, c'è soltanto nel ricordo, quindi in un sapere. In un sapere che è la memoria di un vissuto e che è un nuovo vissuto. Per cui di nuovo, eccolo lo stesso, ma di nuovo è nuovo. Devi pensarli tutti e due, ecco il sole di nuovo. È quello di ieri, no, è quello di oggi, però è sempre il sole. E il sole in questo eguagliare che differenzia, in questo differire che eguaglia, in questo rhythmos. E allora la grande domanda è che cosa si trasferisce mutando? Che cosa scompare per sempre, se qualcosa scompare per sempre? Ecco qui, attenzione, non è legittima questa domanda. Arrivati a questo punto, non è legittimo che io dica, che io mi chieda, ma che cosa si trasferisce mutando? Dico che qualcosa si trasferisce mutando. Eccolo di nuovo.
Che cosa è? E che cosa invece mutando non c'è più? Bene, l'unica risposta a questa domanda, ed è un passaggio importante, perché riguarderà molti aspetti del cammino immediatamente futuro, l'unica cosa che si può rispondere a questa domanda è che non si può rispondere, che non si deve rispondere. Perché per rispondere io devo estrarre quel qualcosa di cui chiedo, che sarebbe quella cosa che si trasferisce mutando oppure che scompare per sempre. Ma come faccio ad estrarre questo che cosa, se non da ciò che viene mutando e che mutando si identifica e che identificandosi si perde? Cioè questo ritaglio è il ritaglio di ogni qualcosa. Ogni volta che io dico qualcosa, dico quella cosa, cioè una cosa antica che torna, una cosa unica che è nel ritmo della ripetizione. Il tatapum, appunto, no? Che non è mai altro che questo tatapum e tutti i tatapum. E quindi cosa, quando dico che ritorna ciò che non ritorna. E quando dico che c'è qualcosa che non ritorna, dico di qualcosa che non ritorna, che quindi ritorna. Mi capite? E questa estrema fluidità del pensiero che va tenuta ferma, che non va ingannata con risposte di comodo. E noi avevamo in qualche modo illustrato la cosa con un'immagine che ho visto che è risultata simpatica, l'Axis Terre. L'Axis Terre. L'Axis Terre, i tre gradi del ritorno. Quali sono i tre gradi del ritorno? Ve li rileggo ricordandovi questo passaggio. L'axis terre, cioè il fatto che tutte le mattine eccolo di nuovo il sole, eccetera, eccetera, eccetera. Ma i tre gradi che coinvolgono tutti i corpi viventi, compreso quello umano, erano, primo grado del ritorno, il tempo atmosferico della Terra. Tutto ciò che accade non può che accadere in un tempo atmosferico, declinato nelle stagioni, nelle regioni del pianeta, nelle modificazioni delle ere geologiche. Però uno ha da esserci, diciamo così, che ritorna. Il secondo grado del ritorno era l'età anagrafica del vivente o dell'umano. Quando accade, o tu sei giovane o tu sei vecchio, come diceva Eraclito, o tu sei nell'infanzia o tu sei vicino alla morte. E il terzo grado del ritorno era l'appartenenza ad una temperie storico-sociale. Cioè, comunque tu nasci in una culla, nasci collocato in una culla, diciamo così, di strumenti, la voce, tutto quello che abbiamo detto prima, che non sto a ripetere, gli strumenti esosomatici, i discorsi, le credenze, le istituzioni, i patti. Ecco, ogni essere umano è sempre idealmente collocabile nel punto di una mappa sapiente, immaginaria, definita dalla convergenza di questi tre fattori. Qualcosa permane mutando. Questa la potremmo chiamare unità della condizione umana. Ma questa unità della condizione umana, questa mappa tolemaica, avevamo detto per certe ragioni che non sto a richiamare, espressa da un copernicano del 2000, come io penso di essere, come penso tutti voi, questa mappa tolemaica che pretende di illustrare l'unicità della condizione umana, ha la sua differenza al suo interno e la differenza del suo interno, perché anche lei accade nei tre gradi. Accade in un tempo della Terra, accade in un'età del colui che la promuove, accade in una società di strumenti che la caratterizzano come luogo del patto sociale, luogo della conoscenza collettiva. E allora ecco, qui possiamo ragionare attentamente su due aspetti. Due aspetti che si richiamano, che alla fine dirò si toccano in un punto, o meglio, precipitano in un punto infinito, confondendosi e intrecciandosi in modo che non li puoi mai disgiungere perché l'uno richiama l'altro. Come sempre, questo gioco continua, capite?
I due punti sono la verità della mappa e la realtà della mappa. Dicevo prima, no? La verità muta vivendo senza cessare di essere verità. Qual è la verità della mappa? Beh, la verità della mappa è il mondo della doxa, direbbe Husserl, il mondo delle opinioni, delle credenze, delle scritture, degli abiti di risposta, ciò che si è pronti a fare, ciò che si è pronti a dire, ciò che si è pronti a chiedere, a imporre, le istituzioni politiche del sapere. Questa è la verità che è segnata in tutte le sue figure dai tre gradi che abbiamo nominato. Non c'è una mappa universale della condizione umana in cui queste cose sono identiche. Quello che credeva, è un esempio che avevo fatto tanti anni fa, quello che credeva Orazio non è quello che crediamo noi, sostanzialmente, no? Noi copernicani. Orazio non era un copernicano, era un epicureo, eccetera, eccetera. Quindi la sua verità è interna a questa articolazione della sua mappa, determinata nella strozzatura della sua vita, del suo corpo vita, diciamo così, in quel luogo preciso, definito, che è mutevole, ma che non cessa di essere vero. E quella lì è la verità. Qualunque verità tu enunci, devi aggiungerci tre gradi. E quindi è verità nei tre gradi. Questa è la verità, non di dire un assoluto, ma di dire questa relazione ai tre gradi dell'axis terre, del fatto che siamo abitanti di questo pianeta, che siamo esposti all'infinito, che siamo nella universalità delle galassie, eccetera, eccetera. Ma qual è la realtà della mappa? È questo universo intellettuale che abbiamo definito la doxa, le opinioni, quello che credeva Orazio, quello che crediamo. Quello che credeva Napoleone e così via. Ecco, questi saperi, ora ci è tutto chiaro, con la nozione di sapere come ricordo della vita vissuta, dell'esserci, ecco, questi saperi non se ne vanno in giro da soli. E questi saperi, le credenze di Orazio, stanno nel corpo di Orazio. La realtà di tutte queste verità è nella incarnazione, nella strozzatura di un corpo vivente. E qui il corpo non è l'oggetto concettuale della scienza, la biologia o la fisica, cioè la scrittura di una mappa, ma è il corpo vivente, è il corpo che agisce, è il corpo attivo-passivo, è il corpo come memoria operativa, dicevamo prima. E allora abbiamo, vedete, un punto in cui tendono a confluire questi due aspetti, la verità della mappa e la realtà corporea vivente in azione della mappa, potremmo definire allora la cosa così, corpo animato dai suoi fini. Corpo animato dai suoi fini, corpo esposto, avevamo detto, vi ricordate? Che cos'è questo corpo animato dai suoi fini? Ma evidentemente qui abbiamo due aspetti del corpo animato dai suoi fini, perché da un lato è animato dai suoi fini, le credenze, devo fare così, se non faccio così muoio, se non faccio così gli altri non mi vogliono, se non faccio così Dio mi punisce. Corpo animato dai suoi fini, ma incarnazione mondana. Corpo qui e ora nei tre gradi famosi. Incarnazione mondana nella sua, attenzione, indifferenza. Differenza del corpo esposto ai suoi fini nella indifferenza della sua incarnazione. Diciamo così, cerchiamo di esprimerci in maniera comprensibile. Il primo corpo agisce. Agisce perché è un progetto, questa parola che è stata usata più volte e che è venuta primordialmente da un intervento di Florinda, se non sbaglio, ma anche di Andrea. Tutte e due si sono collegati ponendomi la questione del progetto, che adesso esplode. Corpo animato dei suoi fini, corpo progettuale. Voglio mangiare, voglio
comunicare, voglio copulare, voglio eccetera, eccetera. Ma che cosa è messo in opera nella sua realtà? È non il corpo che agisce, che è animato dai suoi fini, ma il corpo in quanto accade. Il corpo in quanto dice, in senso comune, materia, materia animata. Nella sua totale indifferenza, corpo esposto. Ecco, qui abbiamo proprio la relazione guardata nel suo nucleo e senza superstizioni, senza riduzionismi dell'uno all'altro, tra organico e inorganico. Il corpo progettuale è il corpo organico, quello che dicevo prima che il darwinismo non sa guardare. Ci torneremo. Il corpo nell'atto del progetto, il progetto fondamentale è sopravvivere e produrre altri simili a sé, diceva Aristotele, no? Ma lo si fa con un corpo accadente, mondano, che è animato da questo progetto, ma che non ha questo progetto, non è questo progetto, è il semplice accadente. È quello che noi potremmo chiamare caput mortuum con il gergo di Hegel. Ciò che resta è il caput mortuum, cioè che cosa? Ma è molto semplice, è il punto di transito. È il progetto che transita nella sua catastrofe e che rinasce dalla sua catastrofe. In questo senso, dicevo, verità e realtà si toccano in un punto di convergenza infinita. Perché la verità è la conformazione della non verità o della realtà, come ciò che è infinitamente estraneo il tutto e la parte, infinitamente estraneo alle sue figure, ma che è materia delle sue figure. Una convergenza mai conclusa, stanno insieme scomparendo, no? Stanno insieme perché uno diventa il segno dell'essere stato dell'altro, tradotto nel sapere memoria. E ripetiamo il transito, questo transito dove la verità è intrecciata alla realtà, dove l'organico è l'organico dell'inorganico, dove l'inorganico è l'inorganico parte dell'organico tutto. E questo transito non ha eguali. Non ha eguali nel senso di cui dicevamo poc'anzi, che l'eguale è insieme la differenza dell'identico. Lo so che si fa fatica qui, no? Lo so. Il transito non ha eguali perché eternamente ritorna. Ma in che senso eternamente ritorna? Perché non è mai andato via. Eternamente ritorna perché è eternamente moribondo e perciò è sempre in statu nascendi. Quello che sto dicendo sta morendo, ma sta rinascendo in un'altra forma, naturalmente, in un altro trasferimento, in un altro sapere che ha dimenticato e ricordato. Che ricordando appunto fa quello che abbiamo detto, permane modificato. Qualcosa permane, qualcosa si trasforma. Quindi è interamente moribondo, è eternamente moribondo perché è eternamente nascente, soglia dell'ignoranza del sapere, della memoria e dell'oblio. Si potrebbe dire con un'immagine che viene dal seminario delle arti dinamiche, soglia della vibrazione, per cui continuamente dall'uno si passa all'altro, l'uno si trasfigura nell'altro, si trasforma nell'altro. Soglia dell'ignoranza del sapere. Vedete, qui è il problema. Quando io lamento della inconsistenza darwiniana nei confronti della finalità dei viventi, non è che non mi renda conto, credo, poi soprattutto Andrea mi correggerà. Non è che non mi renda conto della esigenza della conoscenza scientifica, che ovviamente se mette delle cause finali non spiega niente. Peirce lo diceva chiarissimamente, se noi, l'ipotesi di Dio è assolutamente rispettabile perché mostra di essere responsabile, cioè di essere a giorno, diciamo, di essere consapevole della profondità del problema, però purtroppo non spiega niente. E la spiegazione accade soltanto quando io riduco, evidentemente, la spiegazione stessa
togliendo ogni finalità, togliendo ogni, era già sin dall'inizio deciso che il lupo faceva i lupetti e l'uomo faceva le bambine e i bambini. No, non è deciso niente, dobbiamo far nascere questa progettualità. La dobbiamo far nascere da dove non c'è la progettualità. Quindi l'infinita domanda anche delle più recenti analisi, io ho letto libri enormi su questa cosa qua, mostrare come accade nel regno animale il comportamento, diciamo così, non egoistico. Come nasce che un individuo si sacrifica per gli altri? Un'anatra che si sacrifica per le anatre, ma che cosa vuol dire? No, questo viene tolto e viene lambiccato una serie di cose complicatissime, l'ereditarietà di certi caratteri che sarebbero più efficienti di altri caratteri, per spiegare questo fatto incredibile, che non è da spiegare, che è semplicemente la preoccupazione di un uomo dell'ignoranza, cioè della conoscenza, che ha tutte le ragioni di usare questa sua, diciamo così, visione delle cose per darsi delle spiegazioni causalistiche, sin dove ce la fa? Sin dove è un uomo della conoscenza, e cioè dell'ignoranza di quella conoscenza, cioè che esige la risposta causalistica. Ma il comportamento finalistico delle specie viventi può essere solo riprodotto, può essere solo danzato, può essere solo cantato, può essere solo raffigurato. Lì non vi è niente da conoscere. E questo è il passaggio fondamentale per quale, come si vede, sempre già trascritto, il reale è in un sapere ambiguo, perché il reale c'è. Ed è vero perché muta. Allora, perché muta entra nel regno della verità? È per così, è per cosà, è per cosò. Ma nel suo c'è. È ambiguo. È al tempo stesso progetto e non progetto, cioè è estraneazione, indifferenza. È indifferente il mio corpo quanto io voglio vivere. Lui ha deciso per conto suo. E uno dice, ma stavo per fare una cosa importante e tu mi vieni meno. E già, ma lui non è iscritto nella ignoranza socratica, nella ignoranza scientifica. E quindi, come dire, il vero è quel mutamento che transita nelle sue vicende costitutive, nei suoi avvenimenti, nelle sue memorie, nelle sue storie. Sapere assoluto. Il trapassarsi reciproco di verità e realtà attraverso le evanescenti figure delle mappe, presentimento del reale. In un corso, in un seminario passato, evocammo, ma adesso non posso farlo, il sensus sui di Campanella, senso della propria vita, molto prima, molto più profondo, molto più importante del cogito cartesiano, che è una struttura conoscitiva. Il senso sui viene molto prima, il senso sui è il senso che sono vivo, che ho aperto gli occhi, che c'è la luce, che oggi piove. Allora passiamo adesso al quinto luogo, alla figura del quinto luogo, del quinto luogo finale, che ho intitolato l'arte del pensiero. Dobbiamo tenere presenti tutti questi passaggi, evidentemente, no? Hanno una loro connessione intrinseca e si illuminano reciprocamente, per cui è difficile tenerli presenti. Per questo dico, se ce la faccio, come ho promesso, lo traduco in un testo, è più facile da maneggiare, no? L'arte del pensiero. Ecco, io comincerei con un esergo di questa figura. E l'esergo dice semplicemente così, ed è dedicata soprattutto ai miei due compagni di strada. A Siracusa è andata male, dovevamo ricordarcene. È chiaro cosa voglio dire, no? A Siracusa, cioè il tentativo della politica
della filosofia politica di Aristotele, di Platone, il tentativo della filosofia di diventare politica, di farsi politica, politicare te, è andata male. Forse c'era da tenerlo presente. Ricordiamo adesso qui per entrare nella questione, in modi possibilmente non ideologici, ma dubito che sia possibile, comunque scontiamo sicuramente una parte di ideologia in quello che dirò. Ricordiamoci il senso della pratica politica, quella che Hegel chiamerebbe la vita spirituale, nel senso appunto del fare di tutti e di ciascuno. La vita politica, diciamo così, è propria di tutti i corpi viventi umani in quanto strutturali, sociali, legati al discorso, eccetera, eccetera. Il fare di tutto e di ciascuno come pratica politica. La pratica politica non è originariamente, inizialmente, strutturalmente qualcosa di specialistico. Poi si specializza, certo, per carità, come il sapere si specializza nelle figure degli infiniti sapienti della storia dell'umanità, tra i quali anche i filosofi, anche Socrate. La pratica politica, essendo il fare di tutti e di ciascuno, è appunto connessa alla vita dell'uomo sociale, per dire così, banalmente in fretta. Abbiamo visto che lo scambio originario che rende politico l'essere umano è assolutamente, come dire, incancellabile, transita attraverso infinite figure, ma è alla base, al fondamento, in questo scambio originario ci sono tutti gli enigmi e tutti i delitti della politica e tutti i dolori e tutti gli entusiasmi. Scambio fondamentale dell'esserci al fine di avere da essere il suo ci. Scambio fondamentale dell'esserci, scambio politico in questo senso, scambio politico-economico, come è chiaro, al fine di esserci, che sta qui, avendo alle spalle tutte le circostanze del sapere che esplode nei corpi. Ognuno ha alle spalle tutte le circostanze del sapere, del saper fare di ognuno, insomma, che esplode nei corpi. Saper fare animato, scambio naturale nel senso dell'animale, quindi dell'homo naturalis, si può dire così, saper fare dell'homo naturalis in quanto scambio naturale di cui abbiamo parlato prima, non torno a dire, ma poi saper fare strumentale. Saper fare come scambio sociale, rappresentato e autorappresentato negli strumenti anzitutto del discorso e poi dell'esosomatismo fondamentale. Quindi efficacia strumentale dei saperi. L'arte del pensiero ha anzitutto a che fare con questa efficacia del sapere strumentale, che nell'efficacia legge la sua verità. Questa posizione originariamente pragmatistica, si potrebbe dire così, ma poi è più antica, come sappiamo tutti, dice sostanzialmente che la verità non è una proposizione espressa da fuori del mondo per dire come è fatto il mondo, che cos'è l'uomo, queste sono fantasie appunto ideologiche. La verità la si consuma vivendo, la verità la si attua vivendo. La verità è appunto la sua efficacia nei tre gradi dell'axis terrae. Al tempo di Orazio si facevano così e così le tali cose perché avevano successo e quindi in quel tempo erano vere. Poi certo le cose cambiano, si modificano transitando e ripetendosi. Cammino progressivo, quindi, di una catastrofe sapiente. Adesso possiamo esprimerci, prenderci il gusto di esprimerci in questa maniera un po' provocatoria. Cammino progressivo della verità come cammino di una catastrofe sapiente. Catastrofe perché si trasmette mutando, ma sapiente perché si trasmette. Una vivente disintegrazione, vivente disintegrazione dei saperi. Che cosa è rimasto più dei saperi di Orazio?
saper fare strumentale, appunto, scambio sociale. E qui possiamo elencare, ormai questo elenchino per noi è facile, strumentale è già il corpo in azione, vi ricordate? Gli organi. Già strumentale è il corpo del vivente, il corpo dell'homo naturalis. Strumentale è il prolungamento esosomatico, uso bastoni, uso cocci di pietra. Strumentale è la voce evocativa e la voce discorsiva. Strumentali sono le scritture, le grandi forze, le grandi figure del corpo scritto, dove lo stesso corpo umano è corpo scritto, corpo agghindato, corpo vestito, corpo truccato, eccetera, eccetera. Quindi, se guardiamo bene in questo punto che stiamo enunciando, cammino progressivo della catastrofe sapiente, vivente disintegrazione, ma allora finalmente possiamo cominciare a intuire, a intravedere che è strumentale e finalistico, sono lo stesso, sono il medesimo. Quindi al di là dell'equivoco darwiniano, no, niente va corretto della sapienza darwiniana, che è una sapienza meravigliosa che ha spiegato un sacco di cose e che ci apre la via ad altre ulteriori spiegazioni infinite. Ma senza la pretesa di elevare questa verità all'assoluto della realtà, a tutta la realtà. Perché la verità è uno strumento in azione, con i suoi successi, adesso mi esprimo alla buona, diciamo così, no? Vero è quello che funziona, diceva il bravo James, no? Facendo un po' arrabbiare per... Verità, appunto, è la funzione dello strumento. Ma l'azione strumentale è un'azione pedagogica, è un'azione politica, è un'azione finalizzata, è un'azione che ha come scopo lo scambio finalizzato alla sopravvivenza. E questo è assolutamente conforme con l'altro. Ma non è da valutare con la logica dell'altro. Lo posso rappresentare, non lo posso dimostrare. Non è una dimostrazione. Se vogliamo dire una cosa generica, non si tratta di dimostrare l'esistenza di Dio. Se proprio ci tieni, cantalo, danzalo, fai come Davide. Rappresentalo, disegnalo. Oppure non disegnarlo, perché presso gli ebrei non si può, ma lo puoi cantare. Sono ordini di discorso differenti che confluiscono naturalmente in quel punto di incontro che dicevo prima è un gorgo. Perché come si fa a cantare come Davide se non si è un ebreo in quella situazione, in quei tre gradi dell'axis terre, eccetera, eccetera. Quindi cammini del sapere come rappresentazioni dell'esserci. Di qui, da tutto ciò deriva l'arte politica. L'arte politica è un risolvere, attenuare la tensione tra comunanza e separatezza delle vite. L'arte politica è attenuare, se si può, risolvere quando va bene. Arte della composizione. Per questo è fondamentale per noi la ricerca del seminario delle arti dinamiche. Arte della composizione, arte del montaggio, arte della forgiatura, della mediazione dell'ornamento, compromesso tra fare e usare, tra uso e comprensione, intesi non come oggetti, oggetti sono nella conoscenza, ma come progetti. Come progetti sono incarnazioni sociali, cammini sociali verso la catastrofe del loro transito e la reviviscenza di questo transito medesimo che in articulo mortis è sempre in statu nascendi, in articulo mortis è già in statu nascendi. Quindi ogni comprensione, dobbiamo comprendere a nostra volta, che è già situata entro un uso. Comprendere significa aver messo in opera un uso che ci orienta nelle sue finalità, ce le rende comprensibili. E allora questo detto per molti colleghi filosofi,
Ogni ontologia è semplicemente il divenuto di una politica. Ogni ontologia, e questo in Gramsci era lucidissimo, comprensibilissimo. L'intero è un progetto d'uso nella singolarità di una accadente efficacia. L'intero è un progetto d'uso, non c'è mai come intero, ma c'è come progetto d'uso nella singolarità, nell'incarnazione di questa efficacia cadente. Questo è il lavoro intellettuale, questa è la cultura umana, a livello di sovrastruttura, diceva appunto il nostro Gramsci. Da qui anche una certa problematica relazione tra l'intellettuale, il filosofo, l'uomo di cultura e la politica aretè, l'arte politica, la massa degli uomini che sono tutti politici, come abbiamo detto prima. Mi limito a due battute. Tirteo che canta davanti all'esercito in marcia. Fichte voleva fare lo stesso, poveretto, voleva andare con le truppe prussiane contro Napoleone, poi lo hanno fermato in tempo, dicendogli guardi che alla sua età forse è meglio di no. Ma Gramsci non faceva lo stesso mettendosi a capeggiare lo sciopero. Ci siamo dimenticati di Siracusa. Perché al filosofo, o meglio, il filosofo non esiste. Alla pratica filosofica. Alla pratica filosofica oggi, venendo da Siracusa, diciamo così, non compete l'arte politica. L'arte politica compete all'uomo, al filosofo in quanto è un uomo, così come compete esattamente a tutti. Ma a lui non compete l'arte politica, a lui compete la politica del sapere. Quella che stiamo facendo qui, la politica del sapere, come l'arte politica diventa sapere come memoria, ricordo, eccetera, eccetera. E in questo suo modo di atteggiarsi, la pratica filosofica non si pone né sopra né sotto né altrove rispetto a tutte le altre pratiche del sapere. Si mette nel coro rosso anche lei. Come dire, non è più sopra dell'arte comunemente detta, non è sopra la religione come intendeva Hegel, niente affatto. È arte dell'innescare una gioia partecipativa del comprendere. Del comprendere che sa benissimo, no, che la comprensione è un uso, eccetera, eccetera, eccetera. Che quindi è una verità transitoria che testimonia di una realtà incarnata, transeunte. Quindi kalonkha e agathon dell'esserci prendendo parte. Figura si potrebbe dire di una gioia consapevole che esplode dal fondo oscuro della vita, appunto quello che vediamo animato dai suoi progetti, il fondo oscuro della vita che sta nel gioco dei cuccioli di tante specie, che sta nel sorriso degli infanti. Che sono appena venuti al mondo, non sanno quella disgrazia che gli capiterà, ma sorridono, sorridono a tutti, no? Vedono un volto adulto e per un certo tempo diventano sospettosi, imparano. Ma all'inizio no, sono fides, caritas, speranza. Ecco, noi siamo qui come pratica filosofica, secondo me, all'orizzonte dell'Axis Mundi. Laddove il pianeta azzurro si affaccia al balcone dell'infinito, nella notte, diceva Hegel, dell'eterno silenzio. Una sorta di politica copernicana che ricompone per tutti l'unità pratica dell'uomo della conoscenza che è in cammino nello scambio in atto della vita. Si potrebbe dire anche sogno di giustizia, impossibile, entro la giustizia in atto. Traduzione partecipativa alla opportunità segnata dal Coros, famoso e la famosa eco di voci lontane. Ecco, forse potremmo qui fermarci prima di affrontare la sesta e ultima figura, che si intitola La voce, e fra un quarto d'ora riprendiamo e forse in mezz'ora riusciamo a concludere.
Ci sono ancora due o tre cosette importanti da dire. Allora, siamo alla sesta e ultima figura che ho intitolato La Voce, che, come dire, è un memento. Vorrei anzitutto ricordare a me stesso chi parla qui e soprattutto chi risponde. È ovvio che è un grosso problema, dopo tutto quello che abbiamo detto, no? È quasi irresolubile in sostanza, no? Ma la voce già abbiamo avuto modo di notarlo, mi pare, in incontri passati. La voce ha una caratteristica unica, ma non soltanto nel caso degli esseri umani, anche la vox animalis è un che di assolutamente individuato, assolutamente irripetibile. Il verso dell'elefantino è quel verso lì che la madre elefante riconosce come lui riconosce il verso della madre. Niente più individuato della voce. Quando una persona non c'è più, si ascolta la voce, è la cosa più sconvolgente che si può sperimentare. Quindi la voce è sempre individuata nel che, nel ci, nel che c'è. Quello che chiamavamo prima l'inorganico, la materia, l'indifferenza dell'esserci come corpo vivente. Strozzatura irripetibile del che dice e generalità però di ciò che dice, che ci apre al sapere. Che cosa dice? Che ha fame, che ha freddo, che ha sonno, che è arrabbiato, che è spaventato. Ma lo dice lui, quella voce lì, irripetibile. Chi parla? Naturalmente sul piano del corpo che dice nella sua esposizione, nel suo scambio originario, e ciò che dice sul piano della comprensione, cioè dell'interpretazione del suo che c'è, del suo esserci qui, è questo luogo individuale, diciamo, questa strozzatura irripetibile del chi parla in questo modo, è l'individuo attivo, cioè l'individuo politico. Quello che dicevamo è invocavamo prima quando dicevamo il filosofo non esiste, il politico non esiste. Sono specializzazioni pratiche che prendono corpo nella società. Sono degli esperti, come avrebbe detto il mondo antico. Sono dei competenti, come diciamo noi oggi. Ma la loro politicità sta tutta nel fatto di essere posti ed esposti nello scambio. Ora possiamo. È il bello della filosofia, no? Quando ci si può intendere con poche parole perché si è chiarito il senso in cui le usiamo. Sono nella situazione della esposizione, dello scambio, e in quanto sono la risposta a questa esposizione nello scambio, sono la comprensione di questa esposizione, e quindi sono l'interpretazione, l'abito di risposta. Abbiamo detto. Questo l'abbiamo già detto e spero chiarito bene, che ognuno in quanto politico è anche insegnante, è anche corpo insegnante. Corpo insegnante perché la sua risposta appunto fa storia, fa sapere, diventa memorabile, viene imitata, viene ripetuta, viene trasgredita. Questa è la premessa che è comune alle specializzazioni politiche e pedagogiche. E allora chi parla? Se presumiamo che chi parla, come nel caso mio si può benevolmente presumere, partecipi in qualche modo a una pratica filosofica, quella che nella nostra tradizione, nella nostra cultura chiamiamo pratica filosofica, ecco, non è colui che è attivo politicamente, in quanto interno a questa pratica filosofica, ma è colui che si fa carico
questo l'abbiamo già capito, io penso, dei corpi del sapere. Non del sapere dei corpi, ma del corpi del sapere. E badate, in questo semplice passaggio, essere corpo insegnante, essere corpo politico perché posto nello scambio, esposto nello scambio, ma nello stesso tempo all'interno di questo scambio, quello scambio della conoscenza, Socrate, l'ignoranza, eccetera, che ha partorito la pratica filosofica, allora qui l'oggetto sono i corpi del sapere e con questo, attenzione, abbiamo rievocato il titolo che giunge qui a compimento di tutto il nostro cammino. Politiche del sapere e il corpo insegnante. La pratica filosofica analizza, studia, ripete, instaura gli strumenti del sapere, dal corpo che esercita un sapere inconsapevole al corpo strumentale, al corpo della voce intersoggettiva, eccetera. Ora, questa pratica filosofica che si fa carico dei corpi del sapere e quindi dà luce alle politiche del sapere, mostra di sapere che le pratiche, cioè tutte le pratiche in quanto concreti abiti di risposta, sono le pratiche, il presupposto in essere di ogni modello di azione, di ogni convivenza politica, di ogni istituzione. Si deve partire, insomma, dalle pratiche concrete, dai concreti abiti di risposta. Come risponde una comunità al sorgere del sole? Come rispondiamo noi? Proprio non rispondiamo, cioè abbiamo messo la sveglia. Ecco, tutto. Ma insomma, ci sono pratiche differentissime, diversissime, e sono modelli di azione della convivenza politica. Quindi sono il fondamento già di fatto imperante di ogni finalità e di ogni modalità politica e pedagogica. Se non partiamo di lì, parliamo di fuffa. Sono già decise in certo modo, nella loro radice, nella loro origine, nelle loro possibilità, le finalità pedagogiche, le finalità politiche dell'educazione, della formazione. Dimmi che pratiche vivi, in che pratiche vivi, qual è il contesto di pratica generale, diciamo così, come sei pronto a rispondere? A fare, a dire, eccetera. E ti dirò da sé quali saranno poi le conseguenze politiche di questo gesto, quali saranno le conseguenze, quello che potrai fare sul piano politico, quello che potrà accadere sul piano pedagogico. E questo naturalmente vale anzitutto anche per colui che vi sta parlando. Invito, diciamo così, alla sua consapevolezza, alla sua autobiografia, cioè alla sua ambigua ma efficace pretesa di verità, all'ambigua ma efficace pretesa di verità di questo discorso. Quanta efficacia avrà? Convince me, un po' pochino, ma insomma qualcosa è. Convince altri due, beh, siamo in tre. È tutto qui. La sua pretesa di verità è ambigua perché è la pretesa della verità. Ma abbiamo visto prima come la verità sia una figura che si articola sempre nel suo transito, nelle sue tre figure, nel suo axis terre particolare. Quindi è la pretesa, molto modestamente, la pretesa di verità di questo corpo che vi parla, a partire da un sapere che è il ricordo infinito di un'infinita storia, di cui questo corpo è l'esigua, una piccola conseguenza. Invito quindi a una autobiografia che ha, come evidente, no? Pretesa di verità, che ha la pretesa di fornire un modello, di presentarsi come condivisibile, modello di discorso che, come diceva Protagora, diceva bene, si suppone di maggior valore.
Qui c'è una rivincita dei sofisti, sui compagni filosofi. Modello di discorso che in quanto efficace, dicevamo prima, ha la verità nella sua efficacia e quindi è la verità in quanto viene riconosciuto di maggior valore. E quindi, diciamo così, discorso iscritto non nella scienza, nel binomio ignoranza-conoscenza, ma francamente nella ideologia. Nella ideologia che è operante, l'abbiamo visto prima, in ogni scambio pregiudicato. Ogni scambio, lo sappiamo, è pregiudicato perché c'è chi chiede e c'è chi offre. E chi chiede al limite è in condizione di vita o di morte e chi offre è nella ingiustizia sovrana e irrimediabile di chi è più potente, di colui che può porre delle condizioni alle quali l'altro è necessariamente esposto. Quindi il discorso dell'autobiografia e la sua ambigua ma efficace pretesa di verità rientra nel mondo della ideologia, della, diciamo così, della doxa, delle opinioni. È la mia opinione che sia condivisibile e che sia di maggior valore di altri discorsi, ma ho già detto prima e credo di avere chiarito che è all'interno del coros delle voci vicine e lontane, non sopra, non migliore. Pretende di essere, no, propone di essere migliore, è un progetto. È un progetto di migliore vita, si potrebbe dire di migliore convivenza. Operante in uno scambio disciplinare già pregiudicato per il fatto di essere disciplinare, cioè di essere questa pratica filosofica qui, socratica, che viene dal giudizio, dalla logica, dal logos, dall'alfabeto, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo intrinseco limite ideologico di ogni progetto è l'intrinseco fallimento di ogni progetto pedagogico. Non può esistere un progetto pedagogico definitivo, vincitore, sarà provvisoriamente convincente per alcuni, poi molti lo fraintendono nel mentre che credono di condividerlo, succede di tutto, appunto. Stratificazioni innumerevoli. Fallimento di ogni progetto pedagogico, il che non vuol dire che non abbia la sua verità, eh? Cioè la verità è vera, no? È efficace e nello stesso tempo inefficace. Efficace per quanto transita e inefficace per quanto scompare, per quanto si deteriora, per quanto finisce nel nulla, nell'oblio. Intrinseco fallimento quindi, ma anche efficacia relativa, come diceva Gramsci, efficacia relativa di ogni progetto pedagogico perché ognuno di noi è il fallimento di un progetto umano. Attenzione, quando dico che è un fallimento, sembra che io guardi appunto pessimisticamente la condizione umana. Il fallimento di ognuno di noi in quanto progetto umano è il nostro progetto umano, è la nostra humanitas. È l'intero in quanto essere e aver da essere questa parte. L'intero che si qualifica, che si dà a vedere, che si esercita solo nella parte fallimentare del transito, ma potente in quanto transitante, in quanto capace di morte. Su questo ci sarebbe tanto da dire. In quanto capace di morte, cioè capace di lasciare segno, di transitare lasciando segno alla memoria futura, collettiva. E d'altra parte, proprio questo progetto umano fallito che ogni essere umano, per essere umano, deve riconoscere di essere, può riconoscere di essere, proprio questo è l'essere anche condizione di progresso. E questo l'abbiamo imparato, lo si potrebbe imparare, ce l'ha fatto capire molto bene Andrea Paravicini, proprio in Dewey. Dewey è assolutamente consapevole del fatto che che l'errore, che la limitazione della conoscenza, la limitazione della verità è la causa prima del progresso, è l'incentivo verso il nuovo, verso l'altrove, verso l'altro.
Quindi limite di infattibilità di ogni pedagogia e di ogni vita umana presa nel suo farsi, ma la parzialità come condizione di esistenza, la non verità come condizione della verità, la non verità come figura transitante e così transitante, quindi anche efficace, della sua non verità, che è l'altra faccia della luna, per dire così, no? O l'altra soglia della soglia. E in effetti quello che caratterizza la pratica politica, la pratica vivente di ognuno di noi, quello che facciamo tutte le mattine alzandoci e vivendo la nostra giornata, la pratica politica, è aggiustare l'esistente. Questo facciamo. Aggiustare per quanto si può il limite di quel che c'è, il bisogno dello scambio, la non risposta della risposta. La difficoltà di tenersi in equilibrio nei 3 gradi della presenza che ritorna. Quindi, detto nella maniera più banale, più semplice, come lo diceva per certi aspetti anche James o Santayana, aggiustare l'esistente, ragazzi, è quello che facciamo. Non portarlo alla verità assoluta, che non esiste, che è una fantasia. Se è verità, non può essere assoluta, perché sarebbe sciolta dal sapere. Quindi aggiustare l'esistenza, programmare il futuro, quel che serve, quel che è urgente, in base a quel che si ha e quel che si è. A quel che si è, come diceva Wittgenstein, nessuno può scrivere nemmeno una riga al di là di quel che è, o quel che diceva Fichte, ogni filosofia è innanzitutto quel che il filosofo è in quanto uomo. In base a quel che si ha e a quel che si è, già dicevamo. Ogni pedagogia è il prodotto dello stato in cui viene messa in opera, è il prodotto dell'istituzione pedagogica in cui viene attuata, è il prodotto del ministero, è il prodotto dei pedagogisti, è il prodotto degli insegnanti, è il prodotto dei docenti, è il prodotto dei discenti, è il prodotto della società che ci sta intorno, così com'è nella sua politica. E noi possiamo aggiustarla, certo. Proporci dei fini, scambiare delle parti nuove rispetto a quelle antiche, cercare, tentare. Perché mai? Possiamo cioè camminare, diceva Gramsci, e qui prenderei proprio ispirazione da questa sua espressione, possiamo proporre una nuova unità morale. Proporre una nuova unità morale, che vuol dire tutto, vedo una nuova figura della possibilità dell'essere uomo nel fallimento. Inevitabile, nel transito, nel lasciar essere ciò che ha da essere. Ecco, allora, in questo senso, ogni voce umana, stiamo parlando della voce, eco di suoni lontani, come potremmo dire, è sempre iscritta e trascritta nei luoghi ecologici dell'Axis Terrae. Adesso abbiamo questa visione, no? Che è una proposta di lettura ideologica. Ideologica perché non sta scritto da nessuna parte che tutti debbano credere all'Axis Terre o ragionare in base all'Axis Terre. Però non c'è dubbio che nel fatto che io lo dico, propongo qualcosa che io penso sia di maggior valore. Possa essere un modello di discorso condiviso, se no non lo proporrei. Innanzitutto mi cicrogiolo me stesso, no? Mi ci trovo bene, vado a letto più tranquillo, no? Qualcosa ho capito, sembra a me. E ogni corpo del sapere, ecco, ogni politica dei corpi del sapere, ogni pedagogia delle anime è invitata a tenerne conto, anzitutto entro la prospettiva dei nostri saperi. Noi che stiamo nella prospettiva occidentale dei nostri saperi. Noi che siamo in una prospettiva planetaria ormai, che si diffonde per varie ragioni, per cui le università diventano internazionali, eccetera, è evidente che invitiamo a tenere conto di questa visione dell'Axis Terre, di questa visione della articolazione che modula le nostre voci e che le rende attualmente consone al bisogno di intervenire, modificare, eccetera, eccetera, secondo un progetto di unità morale,
di nuova unità morale. Certo, questo è un progetto, è un proposito, nella differenza incolmabile però, che è il punto vero, diciamo così, del cammino di una pratica filosofica, come io la intendo, nella memoria di una incolmabile differenza che non è da colmare, appunto, che al più è da rappresentare, che non è da conoscere, incolmabile differenza tra ciò che è e ciò che diciamo che è. Il che mi pare già molto chiaro per tutto quello che abbiamo detto dall'inizio, ciò che è questa realtà irriducibile alla proposizione, alla voce che dice, alla voce che parla secondo le prospettive di una pratica filosofica o di qualunque altra pratica, ciò che è e ciò che noi diciamo che è. Ma attenzione, bisogna aggiungere un'altra cosa fondamentale da non dimenticare mai, incolmabile differenza tra ciò che è e ciò che diciamo che è, che però vi partecipa. Ciò che diciamo che è parte dell'è. È la parzialità del tutto nelle sue articolazioni su cui abbiamo molto insistito. E così si potrebbe dire noi oggi, tenuto conto di tante cose che sono successe a Mecri quest'anno, ma di una in particolare che ci ha molto interessato tutti, noi cominciamo a vedere come camminare, tenuto conto di tutto quello che abbiamo detto stasera e prima ancora. Come camminare in una società di estranei? Una società che non ha più appunto comunanze morali, unità morali, che è, come dire, dispersa nella burocratizzazione di ogni rapporto, che è soltanto unita nella produzione, nel consumo delle merci, nel consumo degli strumenti sociali. Siamo tutti affezionati alla metropolitana. Non importa di che paese sia. Quindi un cammino in una società di estranei divisa tra produttori del lavoro e proprietari dello scambio. Questa è la nostra società, sempre più internazionale, produttori del lavoro, cioè quelli che lavorano, insomma, no? I proprietari dello scambio, cioè quelli che hanno il capitale finanziario in mano. Muniti di mappe che presumono di porre ordine nel nostro caos. Noi siamo in questa situazione, ma muniti di mappe della nostra storia concettuale, della pratica filosofica, ma anche della pratica della scienza politica, della pratica della scienza, eccetera, eccetera, delle arti, che hanno la presunzione, ma tutti gli esseri umani non possono che avere questa presunzione, è così che sono al tempo stesso falliti e umani. La presunzione di porre ordine nel caos, la disperata corsa a finire sta guerra infame che ci perseguita, mettere ordine nel caos, che è sempre un ordine precario, ingiusto, per carità, no? Così così. È il mercante che apre qualche porta, ma che non l'apre per sempre. Noi intellettuali siamo così eredi. Eredi della musichè platonica in questo senso, no? Del grande tentativo di Platone verso la pace, la sua ossessione. Bisogna portare la pace nella comunità umana e per portare la pace bisogna portare la musica della filosofia, ma anche proprio la musica. Sogno di un blocco storico gramsciano, potremmo dire, no? Sogno di un... Faremo questo discorso sul blocco storico domani. Nell'incontro con Fabio Domani Minazzi. domenica c'è un incontro con Fabio Minazzi, che è uno studioso di Gramsci, che ci parlerà del blocco storico gramsciano, appunto, con grande competenza. E quindi questo desiderio di portare ordine nel nostro caos, noi che siamo i naufraghi della nave di Socrate, siamo partiti di lì, no? Forse speriamo di trasformare questa società modellata sullo scambio come un'occasione alla solidarietà partecipativa. E questo sarebbe il settimo luogo, quello che non c'è qui.
Questo sarebbe il settimo luogo in cui la Follendum, in cui si compendia tutta la storia dell'umanità occidentale o dell'umanità. Noi intellettuali così siamo eredi di questa istanza platonica della pace, di questo sogno di un blocco storico gramsciano. Noi siamo, uso un'immagine che ho usato in un altro corso, un altro seminario, noi siamo gli usignoli di Esiodo nelle morse dello Sparviero. E questa è la pratica dell'intellettuale occidentale, ma intendiamoci, come singoli uomini siamo sparvieri anche noi, ognuno è un po' sparviero. Quindi sogniamo i diritti dell'uomo estraniato, dei diritti che non ci sono, un nuovo diritto internazionale. Abbiamo studiato questo problema con Schmitt. Ma diritti di un uomo che non nascono dalla patria, che non nascono dalla terra, che non nascono dall'istituzione o da una nuova forma di istituzione, da un uomo che non è comunitario, che non ha patria, che è cittadino di un luogo che non c'è, cioè il settimo luogo. Ecco, questo, secondo me, ma questa è un'opinione molto personale, ciò che anzitutto facciamo a McCree è una modificazione di noi stessi in una forma appunto transdisciplinare, come noi diciamo, cioè in quel luogo dove c'è una differenza incolmabile tra ciò che è e ciò che si dice, diciamo che è. Quindi in una trasformazione dove si frequenta la gioia della comprensione, si può dire così, una gratuita non necessità. Ecco, questa è la grandezza di McCree. Perché non è in alcun modo un'istituzione, non lo sarà mai, non lo vuole essere. Non c'è nessun patto. Qui non c'è nessun patto. L'unico patto, se ce n'è uno, è la buona educazione. L'ascolto reciproco, il dono reciproco, queste sono tutte cose molto belle. Cioè una partecipazione liberata da ogni necessità. Non è necessario fare McCree, non è necessario partecipare a McCree, nessuno è obbligato a farlo. E quindi qui il corpo insegnante è una voce modulata come arte del pensiero. E io direi una cosa, un'espressione che riprenderò nell'ultimo incontro a tre che faremo, che immagino molto, molto interessante. E potrei esprimermi così: qui quello che è in esercizio è un'arte della memoria, nel senso che abbiamo detto all'inizio, no? La memoria hegeliana, il sapere come eredità di un mondo che si è elaborato nel profondo del silenzio della notte che poi emerge nei nostri corpi, nelle nostre parole, nelle nostre culture. Ecco, un'arte della memoria come progetto di convivenza, come progetto tra innumerevoli altri progetti, ben inteso, no? Mica quello più vero, mica quello più efficace, figuriamoci, vedremo. È qualcosa che innanzitutto si propone qui. E che accade qui nella misura in cui in questi 7-8 anni io l'ho visto accadere, effettivamente, accadere con grande libertà, ma anche con grande umanità e quindi anche con grande pretesa ideologica di verità, no? Ma sempre tenuto conto, no? Tenuto conto del fallimento, dello scacco che è la nuova apertura, della capacità di morire per vivere ancora, no? Come dicevano della scrittura gli uomini del Rinascimento. È bello morire per vivere ancora. Beh, sono le 6:30, 6:25, io mi fermo qui, ma naturalmente se qualcheduno vuole dire qualcosa, interviene, io sono felice, credo che abbiamo ancora, chi vuole andare va via naturalmente perché l'ora si è conclusa e io purtroppo più in fretta non potevo fare, ma possiamo ancora stare qui qualche minuto come volete, se qualcheduno ha voglia di dire qualche cosa.
mi porterò dietro questa espressione, lo dico ai miei due amici, arte della memoria come progetto di convivenza, che va chiarito naturalmente, ma... Egidio Meazza desidera intervenire. Prego, Egidio, attivi pure il suo microfono, la sentiamo. Grazie, grazie mille. È stata molto impegnativa questa giornata e molto ricca di spunti. Ce ne sarebbero mille da osservare, sui quali riflettere, poi penso che tutti lo faremo. A me è venuta in mente una cosa che già mi aveva colpito per un suo intervento a margine della lettura del mercoledì di Francesco Emmolo. E in quell'occasione lei aveva parlato appunto di finalità e aveva criticato un po' la, come dire, la tendenza molto forte darwiniana a ridurre tutto a causalità, a eliminare la questione dei fini. Questo mi ha fatto venire in mente la critica del giudizio di Kant, dove appunto Kant, pur accettando la impostazione della scienza che deve muoversi seguendo diciamo, la causalità, ricordava come in fondo già nell'essere, nell'organismo vivente, difficile spiegare in modo causale la forma, perché già si presenta all'inizio come qualche cosa che si pone come fine, anche se è chiaro che la scienza dovrà studiarlo in modo causale, almeno questo mi sembra che dica Kant. E come dire, una concezione finalistica è in fondo quella che deve muovere lo stesso scienziato a individuare i problemi, a proporseli, poi magari risolvendoli finché può, in termini causali. Ecco, solo questo. Grazie. Grazie a te. È un intervento bellissimo, hai perfettamente ragione. Non abbiamo detto una sillaba di più di quello che sta nella critica del giudizio di Kant. Ecco, l'ultima tua osservazione, io potrei provare anche a modularla così. Nella conoscenza, cioè nella esigenza di ridurre fenomenicamente la conoscenza umana, e quindi abolendo le cause finali, abolendo la trascendenza dei fini e così via, e tutto questo si rispecchia, si ripercuote nell'attività del ricercatore scienziato, della scienza oggettiva, della scienza analitica, eccetera, sperimentale, in un principio di responsabilità. Quello che Bloch aveva chiamato principio di responsabilità. Cioè, io posso fare tutto naturalmente, no? Posso fare anche la bomba a idrogeno. E succede, e questo è il grande enigma, no? Del fatto che la natura è indifferente, ma nella sua indifferenza non è differente, cioè mi lascia fare, no? Si lascia penetrare, si lascia. Ma tutto questo comporta però una finalità involontaria del progetto scientifico dell'uomo della conoscenza e dell'uomo dell'ignoranza, per cui della tua ignoranza ti devi fare carico come responsabile, in quanto la risoluzione dell'ignoranza non sta soltanto nella conoscenza, ma nei fini della conoscenza. E questo l'aveva già detto Platone. Platone aveva detto la filosofia è quella scienza che non soltanto sa conoscere le cose che sono, ma sa anche come usarle, a che fini conoscerle. E questo va ribadito continuamente come blocco storico-morale, direbbe Gramsci, no? Come funzione dell'intellettuale che non si fa illusioni sul piano della politica attiva, ma che certamente, come dire, si deve impegnare in un progetto di umanità, proponendo un progetto di umanità esposto ovviamente allo scambio, a tutti i problemi, gli errori, i tremori, eccetera, eccetera. Ma non può rinunciare a questo. Il suo compito è questo, è questo l'usignolo, il canto dell'usignolo. Gli sparvieri saranno sempre più potenti, ma saranno sempre insufficienti, no? Sostanzialmente.
Insufficienti perché c'è il grande enigma della finalità, perché c'è quella cosa che non si può spiegare, che non può essere ridotta, anche se è industrioso il tentare di ridurvela, ma non si ridurrà mai ad una combinatoria di elementi non, come dire, non generosi in un atto di generosità. Gli elementi non generosi non producono atti di generosità. E lo stesso studio ha una sua generosità che non si risolve nella natura, diciamo così, dei fenomeni in atto. Quindi grazie, Meazza, bellissimo, bellissimo. Ricordiamoci di questa tua osservazione kantiana che è perfetta. Ti ringrazio e volevo anche dire che mi sembra che lo stesso rapporto si possa individuare tra l'inorganico e l'organico. Nessuno studio che parta dall'inorganico riuscirà mai a spiegare riduzionisticamente a questo punto l'organico. Sì, sono convinto anch'io, però comunque aspettiamo il futuro, vediamo cosa succederà. Ne succedono di tutto. Grazie Certo. Forse è bene che vieni qui, però. Sì, mille. vieni qui, vieni qui. Dunque, c'è un'osservazione di Gramsci sugli intellettuali, forse memore di Platone, che parla della necessità che anche in un'organizzazione criminale ci sia una relazione di solidarietà tra i vari componenti. Però introduce poi il concetto di sempre maggiore universalità, per cui il partito a cui lui fa riferimento sarebbe caratterizzato da un progetto che trascende i limiti del particolarismo delle sette, delle chiese, tanto più delle sezioni criminali, per giungere a una prospettiva del tutto universalistica. Ecco, a questo punto mi domando se questo non entri in urto con le considerazioni che oggi hai sviluppato, perché per mantenere ferma questa prospettiva universalistica, che presuppone un individuo cosmopolita che trascende qualsiasi ottica nazionale, sia necessaria una motivazione forte, su cui getterebbe un'ombra la consapevolezza che la contraddizione, lo squilibrio necessariamente poi si riapre. Forse Gramsci non era compiutamente dialettico ed eracliteo. Ma sai, Gramsci, e non solo lui, ragionava a partire dalla convinzione che la visione del mondo nata con la filosofia di Hegel e perfezionata o approfondita dalla lettura marxiana fosse la lettura del vero mondo, del mondo reale. C'è una situazione di cui abbiamo dato un po' conto in un seminario di McCree, ma molto brevemente, del dibattito nato alla fine dell'Ottocento, poi ai primi del Novecento, tra gli intellettuali, dentro il Partito Socialista, su che cosa si doveva fare con le cosiddette società inferiori. E lì sono finiti tutti nel comico, veramente. Lo stesso Lenin ha detto cose che per noi oggi non potremmo accettare più. Cioè, la logica prevalente era un po' questa: il destino dell'umanità è di diventare capitalistica e poi socialistica, no? Quindi di operare questa trasformazione universalistica, come hai detto tu, eccetera. E allora le società che sono indietro, insomma, si accomodino, no? L'imperialismo alla fine veniva giustificato perché bisogna passare attraverso l'imperialismo per arrivare al socialismo, che è la stessa logica di Stalin che ammazza i contadini. E allora Gramsci, con tutte le sue grandezze, per carità, appartiene a quel mondo lì. Uno dei limiti della politica di Gramsci è che oggi non avrebbe nessun fondamento. Cioè, non si rivolgerebbe a nessuno perché non c'è più quel blocco storico che aveva nell'operaio, anche nel contadino, ma soprattutto nell'operaio, il referente in una società borghese di quel tipo, in una società europea di quel tipo, certo non asiatica, certo non indiana e così via.
E allora la inattualità di questa visione filosofica, che è poi l'inattualità dello stesso Marx, per certi versi, no? Della stessa convinzione che tutto si risolvesse. Ci sono delle grandezze straordinarie in questi uomini, non c'è dubbio, ma è anche evidente che se tu oggi volessi fare un partito gramsciano non avresti chi lo vota. Chi lo vota? È finita la sua base reale, il suo sogno è finito in una catastrofe vitale, vivente, perché noi ce ne nutriamo ancora, è parte della nostra memoria, no? Lo ricollochiamo in un sapere che ha però digerito tutto questo, e oggi vediamo molto chiaramente che non è più possibile neanche un partito, diamoci chiaro, cioè che non riusciamo più neanche a pensare un partito. Quelli che chiamiamo partiti non sono più quello che esisteva prima della Seconda Guerra Mondiale, neanche immediatamente dopo. E questa è già una risposta alla quale penso che un Gramsci redivivo si convincerebbe anche lui. L'altra cosa è che è vero che c'è un uomo universale in cammino? Beh, certamente l'idea di un patto storico-morale rimane viva, ma certo su altri fondamenti, non sul fondamento del lavoro industriale, che non è più quello di una volta, eccetera, eccetera. Su altri fondamenti quali? Ragazzi, non lo so, mettiamoci al lavoro, vediamo di capirlo. In quanto politici o anche filosofi, sì, in quanto la pratica filosofica dovrebbe suggerire qualcosa, ma io credo molto di più al fatto che i vecchi stiano zitti, insomma, i giovani che devono fare forse sono i più adatti a dire qualcosa, no? Noi possiamo solo nutrirli di memoria, e nutrirli di memoria è una buona cosa, una buona pedagogia. Senza con questo immaginare di ripetersi di altri medioevi in cui ci si chiude dentro lo spazio per conservare le memorie, tutt'altro. No, no, no. Siamo all'aperto, siamo esposti a stare aperti. La memoria è stimolata dalla presenza, è la presenza del presente che stimola il ricordo, cioè che mette in opera una memoria che è sì la riabilitazione dell'oblio, ma dell'oblio attualizzato, cioè è sempre attualizzato. Questo devo dire, Croce l'aveva visto benissimo, insomma, no? Senza andare tanto lontano, quando diceva la storia passata è sempre storia contemporanea. Ma anche Gramsci, che naturalmente conosceva molto bene il suo Croce, che ti diceva appunto l'interpretazione è sempre l'interpretazione dei miei bisogni ora. È così che leggo appunto il mondo antico, il mondo medievale, eccetera, per quello che mi serve ora, che posso vedere ora, perché sono condizionato appunto dalla memoria attiva pratica del mio corpo storicamente e socialmente definito, che è quello che è nato nella sua culla, non in un'altra, no? A che ora è domani? Alle 3? Alle 3. Chi può, si può mettere in conto. Credo che avete già ricevuto, io credo di averlo ricevuto. Abbiamo mandato un avviso, ovviamente il link lo manderemo in mattina. È tutto da remoto. Solo da remoto, ore 15:18 con il professor Paolo Minazzi, di cui abbiamo mandato anche qualche indicazione sì, geografica sì. Rispetto al suo percorso di lavoro. Appunto il blocco storico e la formazione transgenerazionale, con l'idea appunto di un lavoro. Di una pedagogia con i giovani. Tra i vecchi e i giovani, transgenerazionale. Transgenerazionale. Visto che parlavi del compito di chi è giovane e di chi non lo è, sì, sì. Forse potrebbe essere interessante questa questione. È vero, è vero. Sì. Cioè, che cosa ad esempio i vecchi possono prendere? Mm. C'è la memoria dei vecchi, c'è la memoria dei giovani, insomma, oh, sì, sì. Interessante sì, sì. Anche uscire un po' da queste questioni strettamente anagrafiche, c'è una vecchiezza che non è anagrafica, una giovinezza che pure non lo è, così una memoria. Se ci sono altri interventi ci siamo, altrimenti possiamo salutarci. Sì, possiamo salutarci, sì.
Va bene. Vedo tanti saluti che arrivano nella chat, Vi chiedo scusa che di questa ringraziano. serata difficile, ma non potevo fare altrimenti. Grazie.